per l'appunto un Amato che con 21 punti, come detto, ha deciso una partita perfetta. Gara 3, tutto è pronto, Jack, la palla a 2, si sfidano Candussi e Cruz Pinkies. Ed il primo possesso è veronese con Amice Poletti che scarica immediatamente all'indietro per Andrea Amato davanti a sé. Davide De Negri, il primo pallone viene perso di maniglia da parte di Andrea Amato che comunque lo recupera sull'out di sinistra. C'è Michel Poletti, viene a recuperarla Candussi che fa sportellate con Riccardo Cattapan. La prima palla va fuori, il rimbalzo di Casale Monferrato. Il rimbalzo di Dalton Pepper, la palla è subito nelle mani di De Negri che guida l'azione offensiva della Junior 9+. Palla per Cesana dopo il taglio e lo scambio con Cruz Pinkies. Ancora Riccardo Cattapan, prova a partire addirittura fuori dal perimetro contro Candussi, c'è il rischio di perdere il pallone. La palla circola molto bene per la tripla dall'angolo di De Negri che è corta, prova lui stesso a recuperare il rimbalzo e a salvare la palla, ma invece la palla finisce nelle mani di Sacha Vujačić. C'è proprio il giocatore ex Los Angeles Lakers ad aprire il gioco, si va sull'out di sinistra dove c'è Severini, si torna verso Sacha Vujačić, Michel Poletti davanti a sé a Cruz Pinkies che prova ad aprire l'apertura all'area, il tocco all'indietro proprio per Candussi che prende il primo ferro, contrattacco di Casale Monferrato. Contrattacco di Casale Monferrato dopo ancora il rimbalzo di Dalton Pepper, il secondo difensivo per lui, rischia l'infrazione di passi e tocca addirittura la linea di fondo, palla persa per Dalton Pepper, ancora 0-0. Se ne va il primo minuto a canestri fermi, a retine immobili. A rimettere il pallone ci sarà Severini che vede il movimento di Andrea Amato e va appunto a servirlo davanti a sé. Davide De Negri, il passato ed il presente della 9+ Casale Monferrato. Sacha Vujačić sull'angolo destro a prendere il pallone, potrebbe arrivare Amato, invece si decide di andare da Michel Poletti che prova a guadagnare passettino passettino il cuore del pitturato. Niente da fare sul tentativo, rimbalzo di Dalton Pepper che ora prova ad aprire sull'auto di sinistra per Cruz Pinkies, all'indietro per Luca Cesana, la tripla in campo aperto, la palla colpisce il ferro corto e va nelle mani di Poletti. Era buona la transizione offensiva della Junior, ottima la tripla aperta di Luca Cesana corta dopo un'ottima difesa su Michel Poletti dall'altra parte. In questa azione invece la palla è per Amato, esce Cattapane, spende un fallo, il mismatch era evidente, il giocatore di Verona ha provato a batterlo sul primo passo e Cattapan ha commesso il fallo giustamente combinato dagli arbitri. E giustamente incitato dalla propria panchina Riccardo Cattapan, vedevamo gli applausi di Nazareno Italiano e del Tanito Musso, sorrisi e volti distesi comunque sul banco rispondente ai colori di Casale. Sacha Vujačić sull'out di destra, la tentativa da tre punti, la palla che colpisce il primo ferro, ci aveva provato Severini, Candussi va a rimbalzo, fuori per Sacha Vujačić ancora, De Machin ci prova da tre, ancora una volta si inceppa il motore del 18. Questa volta il rimbalzo è appannaggio di Davide De Negri, il caimano da Tortona Serravalle che prova a servire Pinkies per Dalton Pepper, ferma il palleggio Dalton Pepper contro Michel Poletti, palla per Cattapan, loba all'interno dell'area in post passo, giro di Pinkies che si trova davanti Candussi, serve invece in scarico De Negri che finalmente sblocca il risultato sul 2-0 quando mancano 7:34 sul cronometro del primo quarto. Ci ha pensato il giocatore da parte di Casale Monferrato, l'attivo di Tortona, ma nascituro sportivamente proprio dei colori casalinghi a sbloccare il risultato. Infrazione di passi combinata a Verona e ora Casale Monferrato ha la chance per allungare ripartendo con l'azione da Luca Cesana che andrà a scaricare il pallone proprio per il vice campione del mondo in carica under 19, proprio De Negri, va verso Dalton Pepper, davanti a sé Severini, ancora Dalton Pepper prova ad infilarsi all'interno del pitturato, fa muovere le mani e anche i piedi dei giocatori di Verona, poi la palla si sposta male dalle mani del numero 10 di Casale Monferrato, si rimane sul 2-0 per la Junior comunque. Direi fallo combinato a Luca Cesana, è il primo fallo per lui e il secondo di squadra per Casale. Esattamente così. Quando mancano 7:09 sul cronometro del primo quarto, rimessa in campo da parte di Severini che serve Poletti e la consegna subito nelle mani di Amato che supera il cerchio di centrocampo e contro Davide De Negri, scarica in end-off per Candussi, ancora per Vujačić, prova la penetrazione battendo Cattapan che da dietro rinviene e lo stoppa, stoppata per il giocatore di Alba, 2,13 per lui, si fanno sentire contro il giocatore serbo di Maribor. Dall'altra parte immediatamente Davide De Negri che prova la tripla da tre punti è corta, il rimbalzo è conteso fra Cesana e Vujačić, tap out di Cesana, ancora per De Negri, sempre fuori per Pinkies, tripla di Cruz Pinkies, 5 punti a 0 per la Junior 9+.
più Casale Monferrato, 6:30 da giocare. Due cose bellissime fatte in fase offensiva ma anche difensiva, perché comunque un rimbalzo recuperato può voler dire anche quello da parte della più Casale Monferrato. Da fuori Michel Poletti si mette in moto, la bomba del numero 4 nativo di Milano, e sono tre punti anche per la Tezenis Verona. Ora Casale prova a contrattaccare Riccardo Cattapan, il movimento sull'auto di sinistra dove c'è Cesana, prova a lottare Cruz Pinkis con Michel Poletti, sbaglia il primo pallone, poi fa in tapin su auto assist aiutato dalla tabella, ancora Casale 7-3. Ed è un marchio di fabbrica l'auto assist per lui, è il primo giocatore della storia della Casale Monferrato rossoblu a concludere la stagione con una doppia doppia di punti e di rimbalzi. Da quest'altra parte bellissimo il movimento di Verona con il quinto punto da parte della squadra veronese. Non benissimo in fase difensiva questa volta, non è più Casale Monferrato. Luca Cesana prova a fare il movimento, è ben chiuso da parte di Andrea Amato, commette infrazione di passi Luca Cesana, giusta a mio avviso. Sì, è giusta, si stanno spiegando con la terna arbitrale e ha ragione secondo me l'arbitro ad aver fischiato questa infrazione, ci stavano i passi. Sbaglia il primo movimento Cesana, rinviene per l'appunto Amato e gli va a chiudere la possibilità di creare qualcosa. Porta chiusa da parte di Amato nei confronti di Cesana. Amato serve Severini ancora in fuori dal perimetro in punta per Candussi. Palla da Amato a Sasha Vujacic contro Riccardo Cattapani, il lob all'interno del pitturato proprio per Candussi che prova a una conclusione contro il tabellone premiata dagli dei del basket, pareggio a quota 7. Difendere come meglio può Cruz Pinkis, ma molto bello il movimento da parte di Candussi che va a pareggiare gli ori. Catapanna, palla in mano per lui, proprio Candussi davanti a sé, apertura sull'otti sinistra dove c'è Cruz Pinkis, prova con il piedino all'interno del pitturato a tentare il tiro in sospensione, chiuso dal ferro però, è intanto un fallo fischiato a Cruz Pinkis stesso. Contatto lontano dalla palla da parte di Cruz Pinkis in transizione difensiva, ci sta il contatto, direi che possiamo andare per il primo time out noi di Radio Vanda sulla rimessa. Pizzo a Casale Monferrato in corso Giovani Italia 71A, via Roma 177 e piazza Cesare Battisti 11. Pizzo ed è subito pizza! Errore in penetrazione di Vujacic, palla recuperata da parte di Pepper, prova il coast to coast e non riesce a realizzare dopo aver centrato il tabellone e poi il ferro del canestro. Da quest'altra parte invece subito Candussi in post-alto che scambia con Poletti, bravissimo a leggere l'azione difensiva Cruz Pinkins che recupera in anticipo sul numero 13 della Scaligera Verona. Ancora Cesana, prova a tagliare verso il centro contro Candussi, si ferma e si arresta Cesana, ancora per Pinkins in scarico dietro, penetrazione da parte del giocatore di Mariana Florida, scarico ancora fuori per Cesana, extra pass per Riccardo Cattapan, mano non troppo leggera per il giocatore di Alba, rimbalzo conteso fra Cruz Pinkins ed Amato, palla Verona. Male Casale in fase offensiva, in questo caso tutto nasce dall'incrocio di traiettoria da parte del blocco di Riccardo Cattapan sul movimento di Cruz Pinkis e quindi da lì è andata in salita l'azione offensiva da parte della Junior, tentativo da tre punti da parte di Candusso, extra possesso per quelli di Verona con Sasha Vujacic, stallonato da Luca Cesana, 7 secondi per concludere l'azione, De Machine palla in mano, apertura sull'auto di testa dove c'è Michel Poletti che si alza in cielo, di fatto diventa un airball, contrattacco di Casale Monferrato con Davide De Negri che vede il movimento, decide di andare poi all'indietro all'indirizzo di Luca Cesana, si è schierata ora Verona, decide di fare tutto quanto da solo Cesana, apre sull'auto di sinistra all'angolo dove c'è Davide De Negri, la palla colpisce il ferro corto ma il possesso rimarrà per non più Casale Monferrato. 14 ancora i secondi da giocare per questo extra possesso della Junior Casale Monferrato, un po' freddi dalla lunga distanza tutte e due i team sicuramente devono ancora prendere il giro come si suol dire in gergo tecnico. È entrato in questo momento, ha fatto il suo ingresso sul parquet anche Capitan Martinoni per la Junior e anche Bernardo Musso che conclude immediatamente dalla lunga distanza dopo la rimessa di De Negri, corta, rimbalzo per Amato. Aveva un tiro pulito il tanito Musso da Pergamino, non è riuscito a centrarlo ancora una volta dietro la schiena. Ci prova Amato, il pallone all'indirizzo di Sasha Vujacic con la sua fascia da samurai, non va a bersaglio, anzi più che da samurai direi da kamikaze giapponese. Sì, esatto. A fare una battuta, ci fermiamo per un attimo di sosta. La Bottega dell'Usato, via Adam 96, Casale Monferrato, 0142 56 19 15, da lunedì a sabato dalle 9 alle 19, orario continuato.
Riso Vignola, dal 1880 la passione per l'eccellenza. Torniamo live dal Palaferraris di Casale Monferrato. Si è elevato in cielo il tannito musso, la palla ha colpito il ferro, poi il rimbalzo ha premiato quelli della Scaligera che nel mentre fanno girandola di cambi dentro Jasmar Ferguson, Mattia Udom per la squadra allenata da Coach Dal Monte. Sotto canestro ci prova Michel Poletti, gli oscura il sole capitan Martinoni, a mio avviso era tanto cuoio poca pelle, non è di questa veduta la direzione arbitrale che fischia un fallo al capitano di Casale Monferrato. Del quarto per la Junior, ancora zero per la Tezenis. Anche per il pubblico del Palaferraris era tanto cuoio e poca pelle, e anche per coach Ferrari che ha protestato un po' nei confronti della terna arbitrale. Fatto sta che invece due tiri liberi fanno parte del bottino per la Tezenis Verona e se ne occuperà Michel Poletti. Per dovere di cronaca siamo completamente dall'altra parte del parquet in fase di commento, quantomeno così ci è sembrato in sede di valutazione. Il primo di Michel Poletti va dentro, il vantaggio della Tezenis Verona che ora non riesce a allungare. Il rimbalzo è recuperato dal Dalton Pepper, ci aveva provato Jasmar Ferguson, non certamente il più alto dei suoi ma sicuramente uno dei più lesti. È entrato in campo Fabio Valentini, prende il fallo ed è il primo di partita. La Tezenis Verona lo ha commesso Severini su Dalton Pepper per l'appunto. Applaudo un po', applauso un pochettino sarcastico da parte del pubblico del Palaferraris al primo fischio dopo praticamente 8 minuti di gioco nei confronti della Junior Vipio Casale Monferrato. Primo fallo di squadra per Verona, rimessa in campo quando mancano 2:26 sull'8-7 per Verona e della Junior 9+. La palla in questo momento è per l'Enfant du Pays, Fabio Valentini contro Sasha Vujicic e anche Michel Poletti. Interrompe il suo palleggio, serve Luis Pinkins, ancora extra pest nell'angolo per Dalton Pepper, corta la sua conclusione. C'era un contatto nei confronti di Martinoni che protesta, niente da fare, gli arbitri non fischiano. Si alza in piedi il Palaferraris, dall'altra parte però c'è Jasmar Ferguson, non c'è un attimo di sosta, sicuramente non ci si può perdere in proteste. Sotto l'indirizzo di Michel Poletti, una grande azione sull'asse Mattia Udom ed il numero 4 della Scaligera prova a fare il passo in avanti da Tezenis che ora è avanti di tre lunghezze, 7-10. Dalton Pepper viene a prenderla capitan Martinoni, si decide invece di andare per le vie di Fabio Valentini che davanti a sé si trova l'apertura all'area imponente di Michel Poletti. Sotto canestro Caruso Pinghi, è una gran bella azione, non ha potuto far niente Severini che anch'esso allarga le braccia, questa volta però in segno di resa. Allarga le braccia inerme appunto in segno di resa, molto difficile il suo confronto fisico con il giocatore da Mariana Florida che ha vinto ancora una volta questo confronto e ha realizzato il punto numero 9 per la Junior 9+. Da quest'altra parte invece Mattia Udom prova, bello aggressivo, una penetrazione contro Martinoni, non lo premiano gli dei del basket, conclusione fuori, rimbalzo immediato per la Junior 9+ Casale Monferrato, palla nell'angolo per Dalton Pepper, no, rifiuta il passaggio Martinoni, ci pensa ancora su. Taglio da quest'altra parte di Bernardo Musso contro Mattia Udom e Sasha Vujicic, lob per Martinoni che entra, subisce il fallo, prova la realizzazione, niente canestro, soltanto tiri liberi per lui. E questa è una gran bella azione, una gran bella prova di maturità da parte della 9+ Casale Monferrato che aveva la chance comunque di scoccare il tiro. Si è deciso di andare sull'asse Martinoni-Musso, un gran bel passaggio quello dell'argentino in favore del capitano in canotta numero 14 che è penetrato, per poco non trova il potenziale gioco da tre punti. 9 per la Junior, 10 per la Tezenis Verona, 1 minuto ed 1 secondo da qui alla fine di questo primo parziale in lunetta. C'è Nicolò Martinoni, dentro anche Irisi Kanji che bagna per la prima volta la canotta, dentro anche Nazareno Italiano. Un po' di riposo per Cruz Pinkins. La concentrazione da parte di Nicolò Martinoni, primo va dentro. Pareggio a quota 10, un po' basso il punteggio del primo quarto, un po' freddine come abbiamo detto entrambe le squadre. Manca una buona fase difensiva da parte di entrambe le compagini. Non torna avanti da 9+ Casale Monferrato, la palla circumnaviga il ferro e termina fuori. Michel Poletti decide di mettersi in proprio e provare l'avanzata, 16 secondi alla fine dell'azione, 51 dalla prima sirena intermedia. Amato per Michel Poletti, circolazione deficitaria in questo caso da parte di Verona che prova ad andare sotto con Udon, fuori all'indirizzo di Kanji in questo caso dopo che ha trovato il passaggio di Michel Poletti. Era stata in condizione complicata la Junior Verona sul primo assalto, poi hanno saputo anche a mio avviso per una poca aggressività in fase difensiva della Junior risalire la china e ora è la Tezenis che va in lunetta col quinto fallo combinato alla 9+ Casale Monferrato proprio con Ivis Kanji. Fallo combinato a Musso che ha un po' abboccato alla finta un po' scolastica del giocatore italo
nigeriano da Voghera. Il primo va dentro 100% e i liberi per lui nella gara precedente, dato il lunetto una volta solo. Va dentro anche il secondo libero con l'aiuto del ferro, punto numero 12 per Verona, 12-10, 37 secondi sul cronometro, palla per Valentini. Discrepanza di 15 secondi dal cronometro grande a quello piccolo, Fabio Valentini, seguito da Jasmar Ferguson, al passaggio per l'italiano, decide di andare verso il Tanito Musso, che ora preferisce attaccare il ferro e poi con un calcio molto bello va a pareggiare gli ori, si alza in piedi Patron Cerutti, ha qualcosa da dire alla direzione arbitrale. Sempre abbastanza particolare l'atteggiamento in campo e fuori dal campo da parte del presidente Cerutti. 10 secondi sul cronometro, fa volare questo cronometro Jasmar Ferguson contro Valentini, sarà un one to one, prova sicuramente il tiro dalla lunga distanza, corta la conclusione, Bernardo Musso coglie il rimbalzo, non riesce a tirare dalla lunga distanza, provava ad emulare la grande conclusione di De Negri al termine del secondo quarto di gara 3. No, così non è stato, punteggio sul 12 pari, Nicolò. Parità assoluta, retine che si sono mosse molto poco in questa prima frazione, segno di una buona difesa, ma forse anche, soprattutto lo si è visto all'inizio, Ger, non so se sei d'accordo con me, di un po' di paura di usare forse qualcosa di troppo. Braccino, come si dice forse in gergo tecnico in un altro sport, è il tennis, ma qui possiamo utilizzarlo. Più che braccino, difficoltà nel voler proporre qualcosa in fase offensiva, ma ci sta, come detto, è decisiva. Ci fermiamo per un attimo di pausa, poi di nuovo live per il secondo intermedio di 9 più Casale Monferrato, Tezenis Verona. Per la tua pubblicità su Radio Vanda chiama 348 9398 380 oppure scrivi a contatti@radiovanda.it. Radio Vanda. Sporti Vandamente, Junior Time. Questa volta sì, di nuovo in diretta dal Palaferraris di Casale Monferrato. Ancora un buonasera a coloro che sono collegati in radiofrequenza, in radio web frequenza con radiovanda.it e a coloro che ci seguono dallo streaming ufficiale della Lega Nazionale di Pallacanestro, gara 4, 9 più Casale Monferrato, Tezenis Verona. Jack, sono arrivate le statistiche. Sono arrivate le statistiche, 12 pari in questo primo quarto. Il miglior realizzatore di tutta quanta la gara e anche quello che ha giocato di più tutti i 10 minuti sul parquet è Mitchell Poletti per Verona con 6 punti, 7 punti invece per quanto riguarda Cruz Pinkins per la Junior, con 8,58 per lui sul parquet, 2 su 4 da 2 punti e 1 su 1 dalla lunga distanza dei 3 punti. I Kanji, Udom, Candussi, Ferguson, Amato, se la gioca con i piccoletti, possiamo dire così. Coach Dal Monte, dall'altra parte Fabio Valentini, Luca Cesan, Nazareno Italiano, capitan Nicolò Martinoni e il Tanito Musso. Sarà proprio Luca Cesan da Erba a rimettere il pallone sul parquet, a prenderlo Fabio Valentini, che tiene palla in mano davanti a sé a Jasmar Ferguson, si va da Nazareno Italiano, Mattia Udon lo guarda negli occhi sfidandolo anche, poi per Nicolò Martinoni, lì dietro al Tanito Musso, viene ripreso dai Kanji. Fuori per Nazareno Italiano, 10 secondi per concludere l'azione, il pressing altissimo da parte di Idris Kanji, ancora Nazareno Italiano che riesce a far sfilare il pallone all'interno del pitturato, è un grande assist questo all'indirizzo di Nicolò Martinoni, che abbranca il pallone, guadagna il primo fallo di questo secondo quarto. Sì, bella la linea di fondo, forse non sapeva che cosa esattamente fare all'inizio della sua penetrazione, poi ha trovato una bellissima linea di passaggio sotto le braccia dei lunghi, lì sotto le planche ha trovato Martinoni che ha subito fallo, il primo fallo combinato alla Junior, a Verona. Questa è una difesa fatta molto bene ed è un'azione che si è sbloccata in fase offensiva proprio perché Italiano ha trovato una magata, se così possiamo definirla, un pressing molto alto, un pressing molto interessante da parte dei ragazzi di coach Dal Monte, che la stanno mettendo anche un pochettino sul fisico. Entra in campo Omar Dieng per la prima volta. Vivaio Barcellona anche per lui e Olimpia Milano, quindi un ottimo prospetto da Ponte San Pietro, classe 2000. Sì, un ragazzo che non ha bagnato la canotta nell'ultimo match, nel primo match qui a Casale Monferrato in gara 3. Palla di nuovo in gioco, Fabio Valentini fuori per Luca Cesana, 14 secondi per concludere. Nicolò Martinoni viene a prendersela, poi Fabio Valentini si abbracciano, Candussi e Martinoni da fuori, ci prova proprio l'Anfant du Pays di Casale Monferrato. Ancora la palla per la Junior che ha recuperato con il rimbalzo, da fuori ci prova Nazareno Italiano, la palla si impenna in tre occasioni, ci prova poi anche El Tanito Musso. Sfortunata la Junior in questo caso, il possesso sarà ora della testa.
Zenis. I tiri sono stati scagliati in maniera corretta anche perché erano aperti, ci sta a entrare in fiducia, entrare in ritmo, è giusto così, si soffia un po' di alito caldo nelle mani, vince Nazareno italiano ed è giusto così perché la prima conclusione è risultata corta. La palla è rimessa in gioco immediatamente da Ikanji per Andrea Amato, blocco di Candussi per cercare di agevolarlo nel passare la metà campo negli 8 secondi regolamentari, scambia in end-off con Umar Dieng, ancora per Nazareno italiano che prova a entrare nella linea di passaggio fra Amato e Candussi, bravissimo, toglie la mano e la palla finisce direttamente in tribuna. Il Tanito Musso ha fatto la finta del calcetto, quando sì, la palla ti supera la testa tu batti le mani in maniera in quei casi non correttissima, qui si gioca a pallacanestro, si può fare, e palla che sfila fuori, di fatto ha oscurato il sole in faccia all'avversario, non facendovi vedere dove arrivava il pallone. Proprio il Tanito Musso viene a prendere palla, i Caggi davanti a sé, dicono Martinoni, forse pensa al tiro, decide poi di andare da Fabio Valentini, sfida Jasmar Ferguson, fa qualcosa di bellissimo, Candussi poi gli sporca il pallone, forse lo tocca anche sulla mano. Jack, ti vedo perplesso. Sì, prima forse aveva scagliato il tiro al momento della penetrazione del terzo tempo, probabilmente è stato toccato sulla mano Fabio Valentini, di così non è stato l'avviso, la terna arbitrale, la palla in questo momento è per Ferguson, prova a servire all'interno del pitturato Candussi che alza il piede, protesta Bernardito Musso, gli arbitri invece comminano il fallo ai danni di Nazareno italiano. Ma stavo guardando pulita, dritta, Nazareno italiano e Candussi si sono sbracciati nella prima fase, sbracciati al punto tale che si sono legati di fatto, a quel punto italiano aveva braccia al cielo ed era inchiodato, Candussi ha perso un pochettino il contatto, forse ha trovato il massimo che poteva, a cui poteva aspirare e ci è riuscito, però bravo lui, perché poi alla fine quando si fa sport c'è anche la strategia di mezzo, i Kanji, palla in mano per lui, il Tanito Musso gli si frappone, si va da Jasmar Ferguson, viene a prendere subito il contatto con Candussi, Kruspikis, Jasmar Ferguson prova a mettersi in proprio, il palleggio è ancora roba sua, Fabio Valentini prova ad attanagliarci, sì, poi prova a fare qualcosa da solo, proprio Jasmar Ferguson, la palla si impenna, non riesce nel tapin Candussi, dall'altra parte c'è la Junior che attacca con Fabio Valentini, il Tanito Musso davanti a sé, ancora i Kanji, prova a scappare il Tanito Musso, ora c'è Dieng che mastica il ciclo e se lo guarda negli occhi, da tre punti ci prova il Tanito, il rimbalzo è di Ferguson, si sbracciano ancora, si attaccano un po' i Kanji con Nazareno italiano, immediatamente prova a rispondere Pamper Focaccia, Jasmar Ferguson, giocatore da Louisville Kentucky, tripler sputata fuori dal ferro, rimbalzo lungo conquistato da Cesana, ancora per Nazareno italiano, Bernardito Musso contro i Kanji, contro Dieng, conclusione della lunga distanza, ma c'è un contatto distante dalla palla, questa volta gli arbitri vedono l'abbraccio fra i Kanji e Nazareno italiano che non se ne mandano a dire, fallo combinato al numero 35. E diciamo che la direzione arbitrale in questo senso mi pare abbastanza volta al voler calmierare gli animi e a dimostrare che il possesso del match è proprio nelle mani delle t-shirt in grigio, perché precedentemente abbiamo visto l'abbraccio tra italiano e Candussi, si poteva fischiare e no, in questo caso stessa identica situazione, si è deciso di mantenere una linea e mi pare corretto. Sì, potrebbe essere corretta, fatto sta che questa linea rimanga per tutti i quarti della partita, anche quando i momenti saranno più decisivi. Due falli per Verona, un fallo per Hanovi Più, mancano 7:48 sul cronometro del secondo quarto. E non si è ancora segnato, Kruspikis va dal Tanito Musso, ancora i Kanji su di lui, può decidere di andare da Cesana, decide di mettersi in proprio, rischia l'infrazione di passi, e il Tanito Musso, la palla colpisce il ferro lungo e va nelle mani di quelli di Verona, male la Junior in questo caso. Sì, poche idee, anche un po' confuse quelle di Tanito Musso. Non rischia il fallo a rimbalzo Nazareno italiano, sul pronto sul cubo del cambio anche Dalton Pepper, proprio perché coach Mattia Ferrari non è d'accordo con questa gestione offensiva, prova il tiro libero in movimento praticamente dalla media distanza, Candussi corto e anche piuttosto storto il suo tentativo, rimbalzo lungo da quest'altra parte, è già arrivato Valentini che consegna nelle mani di Musso, sfrutta il blocco di Nazareno italiano, scarica però fuori per Cesana, gli si fa contro Dieng, ma riesce con un reverse appoggiato alla tabella, che linea di fondo del giocatore da Erba, un grande movimento da parte di Luca Cesana, soprattutto perché davanti a sé aveva qualcuno che si chiama Sasha Vujacic, certamente non un nome facile da scordare nel mondo della pallacanestro. I Kanji sotto canestro, c'è proprio Candussi che prova a girarsi, forse muove un po' troppo i piedi, riesce comunque a giocare con il ferro e a pareggiare immediatamente gli ori, una partita molto bella, 14 pari, 6 minuti e 33 ancora da giocare, che lo spicchi, spalla in mano, viene a prenderla il Tanito Musso che vede lo spazio per provare la bomba da Pergamino, si chiama Bernardo, dico, gli aveva
Famuso, e ne ha messi tre in questo momento. E il re del baloncesto casalense, Bernardo Musso, la tripla per lui, punto numero 17, 6-14 sul cronometro del secondo quarto. Tripla da quest'altra parte anche del giovane Dieng, sputata fuori dal ferro, rimbalzo conquistato per Cesana, subito da quest'altra parte per l'Enfant du Pays, Fabio Valentini, ancora al Tanito Musso, in punta contro i Kanji, prova a partire in palleggio, si ferma, si stoppa la palla per Nazzarino Italiano, dentro, pallone schiacciato per Pinkins che si beve e si fuma Gandussi con un bellissimo reverse appoggiato al vetro, punto numero 19. Il primo movimento è stato quello vincente, allungandosi il pallone con la mano mancina e di fatto aggirando le lunghe leve di Gandussi, allunga ancora la Union, 19-14, sono 5 i punti a distanziare le due compagini, Cesana forse c'è fallo, si va sull'out di destra dove c'è i Kanji ed è una gran bomba quella del 35 allenato da coach Dal Monte. Si torna a giocare, Luca Cesana all'indietro per Fabio Valentini, vedremo chi gli si opporrà, si va da Pinkins ancora una volta dal 7 di Casale Monferrato, out di destra, anzi di sinistra, chiedo scusa, dove c'è il Tanito Musso, si torna da Valentini, ancora Pinkins, si mette la mano forse anche in faccia a Gandussi, con un'altra pagata Cruz Pinkins, che in questo momento è MVP della partita. Non ci meravigliamo sicuramente dei movimenti offensivi di Cruz Pinkins, la mano è sempre quella, molto morbida, conclusione dalla media, sempre difficile perché non hai la prospettiva anche dall'angolo, movimento da playground con finta di scarico fuori da parte di Amato, fallo, tiri liberi per lui e noi andiamo con il time out del secondo quarto. La concessionaria Grignolio ti aspetta a Vercelli in tangenziale sud 66 e a Casale Monferrato in corso Valentino 125. Euroedil, a Casale Monferrato in strada Valenza 7S, aperti anche domenica pomeriggio. Euroedil, la vostra casa, la nostra passione. Rientriamo qui in voce dal Palaferraris quando i tamburi cercano di distrarre Amato dalla lunetta dei tiri liberi e ci riescono perché il primo tiro libero è corto per lui, quindi il punteggio rimane 21 Junior 9 più Casale Monferrato 17 Tezenis Verona, 4:52 sul cronometro del primo quarto, secondo tiro libero per il capitano della Scaligera, realizzato e punto numero 18. Tanto per gradire, 0% per lui nel match precedente, ne aveva messi 21, non 0% perché li ha sbagliati tutti, ma bensì perché il lunetta non c'era mai andato, il che rende ancora più spaventosa la percentuale da parte del 6 di Milano nella gara 3 qui a Casale Monferrato. Altro fallo fischiato in fase difensiva a Verona, lo ha commesso proprio il capitano della Scaligera. 2-1 per la Junior, 1-8 per Tezenis, 4 minuti e 39 secondi da giocare, la rimette in gioco Nazzarino Italiano, viene a prendere la Cruz Pinkins, forse ci pensa per un istante, decide di andare poi da Davide De Negri, Sasha Vujicic davanti a sé, Nazzarino Italiano con la bomba, la palla è corta, prende il primo ferro e di rimbalzo è veronese. Rimbalzo veronese di Vujicic che consegna nelle mani di Andrea Amato, prova la penetrazione, bravissimo Vincenzo Italiano a conquistare, rimessa perché Amato probabilmente ha commesso fallo da terra Andrea Amato e quindi conquisterà anche una rimessa Nazzarino Italiano. Nazzarino Italiano non soddisfatto perché gustava già il contrattacco casalese. Bravo Amato, ha perso la maniglia ma ha deciso di spendere un fallo che in questo momento della partita trovo abbastanza intelligente. La rimette in campo Dalton Pepper, viene a prenderla proprio Nazzarino Italiano, buon minutaggio per lui fin qui. Fabio Valentini prova ad avanzare davanti a sé a Jasmar Ferguson, come sempre Franco Bollato chiama il cambio di blocchi, Cruz Pinkins, si va da Davide De Negri, palla per lui, gli si è oscurato il sole grazie al raddoppio di marcatura, Cruz Pinkins all'angolo prova con la bomba, la palla colpisce il ferro, poi Kanji il rimbalzo, buona azione della Junior sfortunata qui. Buona, ottimo l'extra pass di Nazzarino Italiano, ha visto benissimo Pinkins dall'angolo, bello aperto, ha provato la conclusione sputata fuori dal ferro, battezzato in questa occasione di Eng, aveva sbagliato le prime due conclusioni, questa volta invece realizza e tutta la panchina di Verona in piedi, specialmente Severini che applaude il giovane giocatore veronese. 2-1-2-1, Cruz Pinkins palla in mano, viene a prendere Dalton Pepper, sta per entrare in campo ancora capitan Martinoni, Dalton Pepper si alza in cielo, la bomba del dottor Pepper, va bene così, 2-4-2-1. Si sblocca anche il giocatore dell'Università di Temple con una bellissima tripla realizzata per il 24-21, 3 minuti e 19 sul cronometro del secondo quarto, prova il passaggio schiacciato dentro per i Kanji, Sasha Vujicic, palla toccata e timeout numero 2 per noi.
Pizzo, a Casale Monferrato, in Corso Giovani Italia 71A, via Roma 177 e piazza Cesare Battisti 11. Pizzo, ed è subito pizza! Ci ha provato Verona, il rimbalzo però è da parte di Cruz Pinkis, che apre il gioco sull'out di sinistra dove c'è Fabio Valentini. Chiamano i movimenti quelli della panchina di Casale Monferrati. Cangi forse le mani addosso ad Dalton Pepper, che prova ad infilarsi. Molto buona la difesa in questo caso, credo che il fallo fosse precedente e non in fase chiusura di azioni. Cangi ha l'opportunità per andare al tiro da tre punti, aiutato in fase difensiva dal ferro il giocatore in maglia numero 10, vale a dire Dalton Pepper, che ora prova l'affondo, non si segna neanche da questa parte. Immediato contrattacco da parte di Jasmar Ferguson, che apre per Michel Poletti. Immagino ci fosse un'infrazione di falli, c'è certamente uno sfondamento combinato al 4 di Verona. Era anche chiara l'infrazione di passi da parte di Michel Poletti, finta di tiro da tre punti, ha messo giù il pallone, altro che Eurostep, ha messo giù due piedi prima di mettere il palleggio. Va bene, ci sta il fallo offensivo, ma l'infrazione di passi precedente era nettissima. Vero, si lamenta Michel Poletti con la direzione arbitrale, parla ancora Michel Poletti, attenzione perché sta rischiando un tecnico, l'arbitro ha il fischietto in bocca, non so se per spaventare il giocatore nativo di Milano oppure per prendere una decisione. Si è deciso di lasciar correre, ma attenzione perché alla prossima non si scappa. Caruso Pinchiesa riesce a scappare in mezzo a due, pareva Alberto Tomba d'Alberville, riesce ad infilarla con la mancina. 2-6 per Casale, 2-1 per Verona. Occhio perché Poletti ne ha combinata un'altra, devono stare attenti i veronesi. Si è schiantato contro Poletti in questo blocco Davide De Negri, però ci stava, non era in movimento, era fermo. Poletti invece non era fermo in questo movimento difensivo. Fabio Valentini subito pescato dagli arbitri, fallo numero 2 direi per il giocatore da Casale Monferrato. È così, è chiaro, quando ti dico devi stare all'occhio perché comunque Poletti in questo momento è sotto la lente di ingrandimento arbitrale e da lì non si scappa. Certo, sicuramente gli arbitri sanno che un giocatore quando è in un momento un po' nervoso è sempre tra quelli più osservati sul parquet. Palla in questo momento proprio per uno dei giocatori più osservati, che è Michel Poletti. Esita ancora lui nel passaggio all'interno del pitturato per Quarisa, appena entrato sul parquet non riesce la sua conclusione. Rimbalzo lungo conquistato da Pepper, è una super difesa juniorina. Dalton Pepper fuori per Valentini, che cambia campo in favore di Davide De Negri. Molto buono il blocco da parte di Nicolò Martinoni, prova poi il gancio Davide De Negri, difeso molto bene Quarisa in questa circostanza. Sasha Vujacic dall'altra parte, Jack. Sasha Vujacic che prova la penetrazione, scarica invece proprio per il neoentrato Quarisa, ancora palla per Vujacic, dice ai suoi compagni di rimanere isolati, la palla è per Ferguson, prova il tiro dalla media distanza, bocca un pochettino alla finta Dalton Pepper, fallo e immediatamente subito catechizzato da coach Ferrari, e noi sfruttiamo il periodo per andare nel terzo time out. La bottega dell'usato, via Adam 96, Casale Monferrato, 0142 56 19 15, da lunedì a sabato dalle 9 alle 19, orario continuato. Riso Vignola, dal 1880, la passione per l'eccellenza. Abbiamo anticipato la chiamata di coach Dal Monte, anche lui si è affidato al richiamo verbale verso i suoi ragazzi, richiamandoli per l'appunto a raccolta. 2-6 per la 9 più Casale Monferrato, 2-1 per la Tezenis Verona, 4 i falli commessi dai rossoblù, rispondono a 5 gli scaligeri. 1 minuto e 22 all'intervallo lungo, Jack. Stavo guardando in tribuna, vedevo coach Ramondino, 26-21, è una partita un po' da ritmi di coach Ramondino, pochi grande i canestri verità, segnati qua dal Pala Ferraris, ma sono queste le partite dentro fuori, win or go home, e questo è proprio il significato dei playoff di pallacanestro. Si alza adesso in piedi il pubblico del Pala Ferraris per accogliere i giocatori della Junior di rientro dal timeout, più 5 per loro, 1 e 22 da giocare sul cronometro del secondo quarto. Si alzano anche le note di I Fly With You di Gigi D'Agostino, che accende il pubblico del Pala Ferraris per l'appunto. Il possesso sarà
di Verona che rimetterà il pallone in gioco con il giocatore nativo di Maribor, Saša Vujačić. Si va poi da Jasmar Ferguson in fase centrale, ancora per The Machine, prova la bomba da tre punti ed è direi il suo fondamentale preferito. Perfetta la conclusione del 18 di Maribor. Grande conclusione da tre punti in uscita dai blocchi, la sua specialità, proprio il marchio di fabbrica del giocatore da Maribor. La palla però in questo momento è per Dalton Pepper, fuori per Cruz Pinkins, Martinoni, ancora Pepper contro Quarisa che è entrato proprio per difendere al 100% sul giocatore ex Temple, fuori per Pinkins, conclusione da due punti, appena pizzicato la linea dei 6,75 metri, ma punto numero 28 per la Junior. Ferguson scambia con Quarisa, viene a riprendere il pallone, davanti a sé c'è il Tanito Musso, ha commesso però fallo Fabio Valentini ed è un fallo corretto come chiamata arbitrale, sbagliato invece come scelta tecnica da parte del 7 di Casale Monferrato, perché vuol dire terzo fallo e quindi accomodarsi in panchina. Uno il fallo di Musso, uno per Cesana, uno per Pepper, uno per Martinoni, uno per Pinkins, uno per Catapan, uno per Italiano e tre appunto per Valentini. Dall'altra parte uno per Michel Poletti, due per Amato, due per Udo, uno per Severini ed uno per Icangi. In lunetta Saša Vujačić mette il primo. Mette il primo il giocatore classe 1984, ricordiamo due titoli NBA per lui, 2009-2010 con i Los Angeles Lakers di Kobe Bryant. E anche qualche soddisfazione in terra italiana con la Coppa Italia conquistata con l'Ausilium Torino nella scorsa stagione, ne mette due su due. Il 18 di Maribor, dall'altra parte c'è Casale Monferrato che ora vuole provare ad allungare i due punti che distanziano la squadra dalla Scaligera. Ci prova ancora una volta Cruz Pinkins con il piedino all'interno del perimetro, guadagna un buon possesso a 9 più Casale Monferrato. Se la litigano Severini e Nicolò Martinoni, uno dice di aver visto una cosa, uno dice di aver visto l'altra, anche la direzione arbitrale era discorde. Era discorde la direzione arbitrale e poi il conciliabolo dà ragione appunto ai colori di Casale Monferrato. Direi bravo Severini che ha accusato anche di aver toccato il pallone insieme a Martinoni, questa volta invece si accusa il capitano di Casale Monferrato, scena analoga, risultato esattamente opposto, palla invece nelle mani di Verona, 23 secondi e 2 decimi sul cronometro del secondo quarto. Chiama un time out difensivo direi coach Ferrari. Chiaramente sì, deciderà di andare a costruire qualcosa, anche se credo che il time out l'abbia chiamato Verona per costruire la fase offensiva invece, che la Junior non ne ha sprecato manco mezzo in questo intertempo, in questo intermedio, 23 secondi, punto 2 per costruire qualcosa. Che cosa sta inventando Luca Dal Monte? Ma penso che potrebbe essere un'azione o in cui Jasmar Ferguson potrebbe giocare un po' con il cronometro e magari andare in penetrazione uno contro uno, oppure una rimessa rapida, uscita dai blocchi e tiro da tre punti da parte di Vujačić. Secondo me ci sarà circolazione di palla, o Vujačić o Ferguson andranno a prendere il pallone decisivo. Io ti dico più Ferguson che Vujačić. Ci può stare, ci può stare. La faranno girare, ci proveranno in qualche modo. Mi immagino una palla che si farà tutto il perimetro. Io direi che Dalton Pepper sicuramente sarà in campo perché l'ho visto bene in fase difensiva nelle ultime due azioni. Sicuramente non Fabio Valentini che ha già tre falli sul groppone, infatti è così. Dei negri per lui. Attenzione, tre punti di Dalton Pepper, ma una buona partita di sostanza. Sì. Fin qui la partita migliore di questo playoff per il giocatore ex Cassino. Direi quattro rimbalzi per lui, i primi tre sicuramente della partita erano appannaggio del giocatore da Temple, una prestazione forse non al 100% dal punto di vista realizzativo, ma solida, sì, sono d'accordo con te, la migliore. Anche da Biella vedo lassù. Con illustri dirigenti e manager della pallacanestro ed il NOL, quindi 17 secondi per concludere l'azione, palla in mano per Amato, prova ad alzare il pressing Musso, se lo beve Andrea Amato, decide di andare da due punti, a quel punto l'occasione era molto ghiotta, ma la Junior riesce comunque a strappare un buon rimbalzo, attenzione al contrattacco perché Davide De Negri prova ad alzarsi in cielo da tre punti, è un buzz beater e ancora una volta Davide De Negri, 3-1-2-6, primo tempo bellissimo di questa partita, una Junior che conclude in maniera perfetta, agevolata dall'errore in fase difensiva del Tanito Musso, agevolata dall'errore in fase offensiva di Andrea Amato, il buon rimbalzo recuperato ancora una volta da Cruz Pinkins, dà luogo al contrattacco messo dentro dal giocatore di Serravalle Scrivia, 3-1-2-6.
E allora è un vizio quello di Davide De Negri, che ha realizzato ancora una volta un buzzer beater come in gara 3. Forse non era quello il gioco della Tezenis Verona. Probabilmente ho visto che usciva dal blocco già Jasmar Ferguson, invece di arrestarsi e concludere avrebbe dovuto scaricare dietro per la conclusione da tre punti, ancora più ritardata, quindi con meno secondi era diventata a disposizione ghiotta, della Junior, Jack. Ma era ghiotta l'occasione per Amato, corta. Bellissimo il ribaltamento, movimento di Musso a liberare Davide De Negri con una conclusione morbida morbida per il 31-26. Intervallo per loro, intervallo per noi, a tra poco con le statistiche, soprattutto con gara 4, 9 più. Casale Monferrato, Tezenis Verona, sempre qui dal Pallaferrari, sempre qui su radiovanda.it e sullo streaming ufficiale della Lega Nazionale di Pallacanestro. Sportivandamente, mente, Junior Time. Euroedil, dal 1983 la vostra casa è la nostra passione. All'interno delle nostre esposizioni troverete una vastissima scelta di piastrelle per pavimenti e rivestimenti, parquet, sanitari, rubinetterie, arredo bagno, porte, serramenti, scale, stufe, camini e molto altro ancora, a prezzi veramente competitivi. Venite a trovarci a Casale Monferrato in strada Valenza 7S, aperti anche domenica pomeriggio. Euroedil. La vostra casa, la nostra passione. Una pizza calda, croccante e buona come appena sfornata direttamente sulla tua tavola? Pizzo a Casale Monferrato propone una vasta gamma di pizze sfiziose anche con farina di camut ed integrale. Inoltre kebab, spidi pollo, arancini, farinata e tante altre specialità. Consegna gratuita per importi superiori a 7 euro. Pizzo, professionalità, cortesia, simpatia al tuo servizio. Pizzo a Casale in corso Giovani Italia 71 0142 74 435. Via Roma 177 0142 45 65 75. Piazza Cesare Battisti 11 0142 75 927. Pizzo ed è subito pizza! Nuovi incentivi per chi vuole cambiare auto. Ci sarà un bonus, un malus, rottamazione, permuta, gas, termosifone, 730, cose incomprensibili, ma colleghiamoci con mia nonna. Ma è tutto chiaro, Fabio. Con Fiat e Lancia l'eco bonus c'è da subito, per tutti e su tutte le auto. Con finanziamento tutto chiaro di Fiat e Lancia hai subito anticipo zero, prima rata nel 2020 e fino a 6.000 euro di eco bonus. Garantito. TAN 6,45, TAIG 8,68. Offerta FC Bank soggetta ad approvazione, fino al 28 febbraio sulla pronta consegna. La concessionaria Grignolio ti aspetta a Vercelli in tangenziale sud 66 e a Casale Monferrato in corso Valentino 125. La bottega dell'usato di Casale Monferrato è molto più di un mercatino. Vasto assortimento di mobili, oggettistica, complementi d'arredo, antiquariato, collezionismo e molte novità a prezzi d'occasione. Inoltre si eseguono piccoli traslochi, lavori di restauro e manutenzione, decorisciapi. La bottega dell'usato, via Adam 96, Casale Monferrato, 0142 56 19 15. Da lunedì a sabato dalle 9 alle 19, orario continuato. Porta i tuoi oggetti da noi. La bottega dell'usato, il tuo guadagno è assicurato. Riso Vignola, dal 1880, qualità italiana nel mondo. La tradizione e la passione per il riso, unita alle più evolute tecnologie di produzione per offrire risi, cereali e legumi che fanno la differenza sul mercato. Ma soprattutto sulla tavola di milioni di consumatori in tutto il mondo. Scopri i nostri prodotti anche in linea biologica. Cereali, legumi, farine di riso, olio di riso, biscotti. Visita il nostro spaccio aziendale a Balzola. Riso Vignola, dal 1880, la passione per l'eccellenza. Per la tua pubblicità su Radio Vanda, chiama 348 9398 380 oppure scrivi a contatti@radiovanda.it. Radio Vanda. La web radio ti permette di raggiungere chiunque ed essere ascoltato ovunque, grazie a quel potente mezzo di trasmissione che è la rete. Radio Vanda, tutto il mondo in un clic. Radio Vanda.
Sportivandamente, Junior Time. Ancora in diretta e buonasera dal Palaferraris di Casale Monferrato. È il secondo tempo di gara 4, non è più Casale Monferrato, Tezzanis Verona. Ancora buonasera a tutti coloro che sono collegati su radiovanda.it e sullo streaming ufficiale della Lega Nazionale di Pallacanestro. Al momento conduce la squadra allenata da coach Mattia Ferrari, 3-1 sui 2-6 della Scaligera Verona. Jack. Sì, Nicolò, conduce la Junior 9 più Casale Monferrato, 3 secondi alla rimessa in gioco, se ne occuperà Severini. Sul parquet per coach Luca Dal Monte, Severini con capitan Andrea Amato, Michel Poletti, Candussi e Sasha Vujacic. Dall'altra parte Dalton Pepper, Danito Musso, Riccardo Cattapan, vediamo Cruz Pinkies e Davide De Negri. Palla in mano per Amato, subito a prenderla c'è Candussi davanti a sé ad Dalton Pepper, si torna immediatamente a giocare e anche a fare sul serio, perché Candussi prova a girarsi in un non nulla e va ad infilare la retina di Casale Monferrato. 3-1-2-8, semigancio destro per Candussi, punto numero 28 per la Scaligera Verona. In post alto Dalton Pepper litiga un po' con il pallone deviato da Severini, la palla schizza nelle mani di Musso, lob per nessuno perché Cruz Pinkins commette un fallo nei confronti di Amato. Jax, c'è un punto di contatto importante tra la 9 più Casale Monferrato e la Tezzanis Verona e la gestione scarsa del terzo quarto.
fin qui in queste prime tre gare è stato anche abbastanza decisivo come quarto, perché di fatto chi ha vinto quel parziale poi si è portato a casa l'intera posta. Sì, è proprio il quarto ago della bilancia di questa serie. Entrambe le squadre hanno un po' faticato durante l'arco della regular season proprio in questo frangente. Vediamo un po' in questo quarto, quando mancano 9 minuti e 9 secondi, la palla è nelle mani di Andrea Amato, penetrazione, scarico fuori per Candussi, rifiuta il tiro da 3, extra pass proprio per il giocatore Candussi, numero 13, prima era Poletti, chiedo scusa, conclusione sputata fuori dal ferro. La malizia di Bernardo Musso ha messo in difficoltà a mio avviso Candussi, poi lo ricorderemo anche, proprio El Tanito con palla in mano sbaglia decisamente la misura del passaggio regalandolo alla Scaligera Sasha Vujačić, rifiuta il tiro da 3 punti. Ed è particolare questa scelta da parte del giocatore nativo di Maribor, ci si aspettava forse, data la sua esperienza, un pizzico di coraggio in più, si decide di andare con il cervello, perché poi l'apertura di gioco all'indirizzo di Severini scaturisce in un tiro da 3 punti, fallo in fase difensiva, lo ha commesso Riccardo Cattapan ed è il primo di questo terzo quarto di gara. Primo fallo, prima non era un fallo di Pinkins ma era soltanto un'infrazione di campo, la palla era uscita e l'arbitro aveva fischiato, in questo caso il primo fallo è proprio quello di Riccardo Cattapanna, rimessa in gioco per Vujačić, 14 secondi che rimangono sull'azione, bellissimo il taglio di Candussi, visto da Amato, non conclude correttamente il giocatore di Verona ma rimbalzo per Poletti, seconda chance e canestro in tapin, punto numero 30 per la Tezenis, 31 per la Novi Più Junior Casale Monferrato, 8 e 14 sul cronometro del secondo quarto. Solo Verona in questo terzo quarto, Davide De Negri prova ad alzarsi in cielo con la bomba da 3 punti, la palla colpisce il ferro lungo, è una Junior molto confusionaria in questo ritorno in campo, 2 minuti di retine praticamente immobili per gli avanti della Novi Più, ora Amato, palla in mano per lui, viene a prendersi il pallone sull'out di sinistra Severini, ha commesso fallo in fase offensiva Francesco Candussi, lo hai visto meglio di me Jack? Protesta un po' il giocatore della Scaligera, si sono sbracciati leggermente lui e Riccardo Cattapan, probabilmente ha fischiato magari un fallo leggermente di compensazione rispetto a quello difensivo combinato al giocatore d'Alba nell'azione precedente. La palla è nelle mani di Bernardito Musso, si fa vicino Cruz Pinkins, blocco per lui, lo segue Sasha Vujačić, la palla rimane invece nelle mani di Musso che libera Cattapan, ancora per De Negri, taglio verso il centro dell'area, fuori per Dalton Pepper, finta di tiro, Severini gli sta appiccicato come un ottimo difensore, prova a servire Cattapan che non realizza sul cronometro dei 24. Scade per l'appunto il tempo massimo per concludere l'azione, dall'altra parte c'è Severini con la bomba nel sorpasso, 3-1 Casale Monferrato, 3-3 Verona, e io mi aspetto un time out immediato da parte del coach Mattia Ferrari, se non altro per ricaricare un po' di energia mentale nonostante si giochi solamente da 3 minuti, sicuramente la scossa sarà l'ingresso in campo da parte di Nicolò Martinoni, ci fermiamo per un attimo di sosta. Sportivamente Junior Time. La concessionaria Grignolio ti aspetta a Vercelli in tangenziale sud 66 e a Casale Monferrato in corso Valentino 125. Euroedil a Casale Monferrato in strada Valenza 7S, aperti anche domenica pomeriggio. Euroedil, la vostra casa, la nostra passione. Termina due volte sul ferro, si impenna e poi va fuori. Dall'altra parte c'è subito Verona, però c'è un fallo fischiato proprio al numero 5 nativo di Pergamino. È il secondo di quarto per non avere più Casale Monferrato, il secondo anche per il 5 di Casale Monferrato, che ora probabilmente lascerà il posto a Luca Cesana che va immediatamente sul cubo. Vediamo chi gli lascerà il posto. Credo sia proprio sì. Il Tanito, infatti è così. È proprio il giocatore, no, è Dalton Pepper che è uscito per Cesana. Bernardito Musso rientra in campo, ha soltanto cambiato il suo marcatore. Vero. Palla in gioco per Andrea Amato, 11 secondi sul cronometro del primo quarto. Fallo da parte di Cruz Pinkins, spinta sul passaggio da parte di Candussi. E fallo numero 3 combinato alla Junior in questo terzo quarto quando mancano 6 e 42 è il fallo numero 1 di Cruz. Secondo me l'ha dato a Cesana. Fallo a Cesana? Fallo numero 2 allora per lui.
ho visto muoversi qualcosa lassù, non so se era solamente un'impressione da fuori. Dice il Poletti, la palla colpisce il ferro lungo, poi allungato la mano Poletti con un pochettino di astuzia, forse un po' troppo, al Danilo Musso prova a scappare sotto le mani sapienti di quelli di Verona, apertura sull'angolo destro dove c'è Davide De Negri, la palla colpisce il ferro lungo e va nelle mani di Candussi. Il passaggio era difficile da controllare per De Negri, era praticamente sottoterra, ha dovuto rimettersi in ritmo e poi tirare da tre punti, ci stava la conclusione ma è stata sbagliata, rimbalzo conquistato dalla De Zenis Verona, da quest'altra parte prova Amato a superare in palleggio De Negri, commette lui il fallo, fallo numero 4 per quanto riguarda il quarto con 6 minuti e 10 secondi da giocare. La rimetteranno in gioco quelli allenati da Luca Dal Monte con Amato che va a servire Sasha Vujacic, Cesana prova a francobollarsi su di lui, alza le mani al cielo Martinoni per oscurargli la vista, poi si torna da Severini, palla in mano per Giovanni Severini, ancora verso Sasha Vujacic, Candussi prova ad alzarsi in cielo, non ha altra alternativa ma non ha migliore alternativa soprattutto perché la palla finisce dentro, 3-1, 3-5, periodo di grande difficoltà per Novi Più Casale Monferrato che ora prova a contrattaccare con Kruspinkis, è un passaggio che di fatto è una fucilata da parte di Amato, la controlla l'americano e qui c'è un fallo evidente da parte di Candussi su Luca Cesana, sfortunato anche in questo caso il giocatore nativo di Erba perché la palla vola in cielo, prende il ferro e termina fuori, poteva essere potenziale gioco da tre, poteva essere potenziale gioco da tre punti, era ottimo il taglio di Cesana, era rimasto un attimo intruppato nel traffico Kruspinkis, è riuscito a trovare il giocatore da Erba con un ottimo taglio verso il canestro, fallo per lui, tiri liberi, la prima conclusione è buona, punto numero 32 per la Junior 9 più. Seconda chance per Luca Cesana, 3-2-3-5, dice il parziale, che resta invariato perché la palla colpisce il ferro lungo e va nelle mani di Michel Poletti, un possesso grande a distanziare Casale Monferrato da Verona, Amato, palla in mano per Sasha Vujacic. Ora la Junior deve cercare di tamponare e di contenere oggettivo il momento di difficoltà, ma coach Mattia Ferrari decide di non chiamare il time, Sasha Vujacic va fuori all'indirizzo di Severini, sotto canestro per Poletti, prova a difendere come può Martinoni, una gran circolazione da parte di quelli di Luca Dal Monte, non può nulla il capitano della Junior, Poletti ne mette altri due, 3-2-3-7. Bellissimo, è riuscito a coordinarsi in volo, un alley-oop appoggiato al vetro, molto molto difficile la coordinazione volante di Michel Poletti, punto numero 37, Kruspinkis proprio contro il giocatore da Milano, uno contro uno, riesce a sfruttare al meglio il proprio fisico, appoggia alla tabella, punto numero 34. Molto bravo in questo caso il 15 nativo di Marianna. E ora viene a prendere la Sasha Vujacic che prova subito a mettersi in proprio, la palla colpisce il ferro corto e termina fuori, rimane con le natiche a terra Sasha Vujacic, non so se si lamentava per un ipotetico fallo. Sì, si lamentava per un ipotetico tocco sulla poteva mano dopo il rilascio del tiro, poteva anche starci, lui ha un po' accentuato ma ancora è lì che protesta con la terna arbitrale, fatto sta che nulla è stato fischiato da gli arbitri di Toro, Kersikla e Maschio, la palla verrà rimessa in gioco da parte del giocatore numero 9 della Junior 9 più Luca Cesana, la palla per Valentini. Sempre tre punti a distanziare le due squadre, 3-4 per la Junior, 3-7 per Verona, 4-34 da giocare, 17 per costruire qualcosa. Fabio Valentini forse aveva anche la chance per provare un tiro anche se da posizione decisamente defilata, poi Fabio Valentini riceve un brutto passaggio da parte di capitano Martinoni e quindi il contrattacco di Verona. All'altezza degli stinchi era il passaggio di Martinoni, molto difficile la ricezione da parte di Valentini nonostante fosse aperto nell'angolo, no look da parte di Amato che libera nell'angolo Severini con la tripla, niente da fare, rimbalzata fuori dal ferro, rimbalzo conquistato da Luca Cesana, il contropiede subito guidato da Luca Cesana che subisce il fallo sul passaggio proprio del giocatore da Maribor, Sasha Vujacic sul cubo del cambio per coach Luca Dal Monte, Mattia Udom. Un piccolo suggerimento prima di andare allo stop, se Amato guarda da una parte tu la palla seguila dall'altra, intervallo per noi. Pizzò a Casale Monferrato in corso Giovani Italia 71A, via Roma 177 e piazza Cesare Battisti 11. Pizzò ed è subito pizza! Fuori Kruspinkis, detto Nazareno italiano, naturalmente ci riferivamo in precedenza alla mole forse eccessiva a volte di no look da parte di Amato, ma finché le cose girano buon per lui, 34 i punti di Casale, 37 per Verona.
3 minuti e 58, 10 per costruire qualcosa, ma trova Musso ad andare con il gancio, anche il tapin non va a bersaglio, Nazareno italiano, buona circolazione ancora da Musso, sempre Junior in avanti, Nazareno italiano ancora a due passaggi a disposizione, decide di far tutto da solo, si prende però un buon fallo intelligente, il quinto per Verona, va in lunetta il giocatore in canotta numero 31. Aveva un po' perso il ritmo dell'azione offensiva, forse aveva rinunciato a un passaggio largo per Valentini, si spiegano i due, buon il fallo conquistato da Nazareno italiano, il quinto per quanto riguarda Verona, come dicevi tu Nicolò, tiri liberi per il giocatore ex Fortitudo Bologna numero 31, quando mancano 3 minuti e 45 sul cronometro del terzo quarto, il primo tiro libero va a bersaglio, punto numero 35 per Novi Più. Perfetto, il tiro della carità da parte di Nazareno italiano, che ora la seconda chance, decisamente buona anche questa realizzazione, meno uno per la Junior, 3-6 Casale, 3-7 Scaligera, Verona, 3 minuti e 41 da giocare in questo terzo quarto. Un po' di riposo per Amato in cabina di regia per la Scaligera, e fatto il suo ingresso già Jasmar Ferguson, un giocatore da Louisville Kentucky che serve in questo momento Candussi, buona l'apertura per i Kanji, bello libero all'angolo, aiutato dagli dei del basket, dal primo ferro realizza una tripla, piedi per terra per il punto numero 40, sono 4 le lunghezze di vantaggio per la squadra giallo-blu. Resta comunque un canestro assolutamente meritato, perché gli accoppiamenti hanno portato l'azione in favore proprio della squadra allenata da coach Luca Dalmonte. Nazareno italiano schiena all'indietro, prova a fare una cosa oggettivamente complicata, e questi sono gli errori che non deve fare la Junior. Chiama il time coach Mattia Ferrari, ha mosso in maniera evidente le mani, non appena si fermerà il gioco si tornerà in conciliabolo, va giù Sasha Vujacic che forse ha preso anche una manata al volto, o quantomeno così sta mimando. Nazareno italiano non mi pare proprio della medesima idea, va a chiedere informazioni ai colleghi dell'altra compagine, il time è appunto realizzato in questo momento, si va a schiarire un pochettino le idee, noi ci schiariamo invece la voce, intervallo anche per noi. La Bottega dell'Usato, via Adam 96, Casale Monferrato, 0142 56 19 15, da lunedì a sabato dalle 9 alle 19, orario continuato. Riso Vignola, dal 1880, la passione per l'eccellenza. E avanti Verona di 4 lunghezze con 2 minuti e 54 secondi ancora da giocare in questo terzo quarto di gara 4 qui al Pallaferraris di Casale Monferrato. Jack, le tue considerazioni? Considerazioni per questo time out sono queste, un po' letargico come al solito il terzo quarto della Junior, Novi Più Casale Monferrato, ha preso un po' in largo la Tezenis Verona soprattutto con la qualità di Andrea Amato e di Sasha Vujacic, buone le loro conclusioni, anche gli assist, l'ultimo per esempio era per Ikanji che ha trovato una tripla piedi per terra, forse aiutata un po' dal primo ferro, ma sono 4 appunto le lunghezze di vantaggio quando mancano 2.54 sul cronometro del terzo quarto. Cosa avrà detto coach Ferrari in questo timeout? Credo di aumentare forse un po' la concentrazione a livello difensivo, specie sui cambi di rotazione, e anche a livello offensivo di non cercare conclusioni forzate come le ultime due per esempio di Nazareno italiano. È oggettiva la differenza proprio in quel frangente difensivo, Sasha Vujacic va in lunetta, entra dentro Michel Poletti, esce Candussi, e poi certo lo abbiamo detto, lo ripetiamo, ma credo serva a poco quando le rotazioni dalla panchina sono queste, signori, significa che dall'altra parte hanno costruito una grande squadra. Sasha Vujacic mette il primo, 3-6-4-1. 3-6-4-1 è il punto numero 6 per il giocatore da Maribor e punto numero 42 per quanto riguarda Verona. No, sbaglia il secondo, Nazareno italiano va a rimbalzo, si rimane con 5 lunghezze a distanziare Casale da Verona, palla in mano per El Tanito Musso davanti a sia ai Kanji, prova la bomba della disperazione El Tanito, la palla prende il ferro lungo, poi rimbalzo recuperato da Mattia Udom e Jasper Ferguson chiama lo schema, ma probabilmente anche un po' di tranquillità e di calma, perché vede la partita psicologicamente andare nella direzione scaligera. Giusto Nicolò, l'inerzia in questo momento è tutta giallo-blu, giusto giocare un po' con il cronometro, in questo momento prova la penetrazione solitaria Sasha Vujacic, l'ingresso al centro dell'area, poi scarica per Michel Poletti, linea di fondo, passaggio all'indietro per Udom, scadono i secondi numero 24 di questa azione, e buona appunto l'organizzazione difensiva in uscita dal timeout per quanto riguarda la Junior, i consigli di coach Ferrari sono stati tutti quanti presi e realizzati da parte della difesa juniorina. Fuori Bernardo Musso, dentro Dalton Pepper, rimessa
mentre il entra anche in campo Amato, è uscito Sasha Vujačić, se non vado errato, esattamente così. Palla in gioco ancora, Fabio Valentini, sarà lui ad orchestrare l'azione, si va ad alzare in italiano sull'out di sinistra, dice Polletti davanti a sé, poi all'indietro all'indirizzo di Cruz Pickis, Fabio Valentini a Jasmar Ferguson a frapporsi, questa volta diventa Mattia Udon l'avversario, si va sull'angolo sinistro, c'è Nazar in italiano che ha spazio, sbaglia il tiro, il rimbalzo era recuperato almeno in un primo frangente da Dalton Pepper, successivamente gli strappa il pallone in volo i Kanji, certamente bisogna migliorare per la Junior in fase offensiva in questo caso, soprattutto perché dall'altra parte c'è Amato, anche se oggettivamente ci immaginavamo riuscisse a realizzare una tripla di fatto piedi per terra, Nazareno italiano a sinistra con l'angolo libero deve metterla dentro. Non mi è piaciuto anche l'atteggiamento, quando hanno visto libero Amato nessun giocatore è provato a raggiungere il giocatore di Verona per cercare di fermarlo in fase difensiva, da quest'altra parte Dalton Pepper dal nulla trova una tripla che è ossigeno per quanto riguarda la 9 più Casale Monferrato, visto che era un po' che non realizzava nulla. 39esimo punto per la Junior, forse senza una grossa organizzazione, un po' una soluzione trovata, ma benché è. E solamente il sesto punto per Dalton Pepper, lo avevamo detto, medie basse per lui, ma anche pochi tentativi, perché di fatto sta chiudendo molto bene Verona, infrazione. Sicuramente a canestro da parte di Cruz Pinkis, poi la palla entra dentro a prescindere, 3-9-4-3, 58 da giocare e 20 secondi per costruire qualcosa per la Junior, sono sempre 4 i punti a distanziare Casale da Verona, ad alto Pepper, palla in mano per lui, riesce fuori Udon, si va sotto per Cesana, all'indirizzo di Cruz Pinkis, ha preso il fallo il giocatore nativo di Marianna e ora andrà in lunetta, giusto il fallo combinato a Udon, sicuramente è giusto il contatto, si spiegano i due giocatori, anche si spiegano in fase difensiva sia i Kanji che Udom, tiri liberi per il giocatore da Marianna Florida, punto, stanno 43-39 quando mancano 46 secondi e 5 centesimi, realizzato il primo tiro libero, è punto numero 40 per la Junior. Neanche a dirlo, bisogna massimizzare questi frangenti quando le condizioni offensive sono deficitarie, il primo va dentro, anche il secondo è decisamente buono, 4-1-4-3, però alla fine si è lì, è una Verona che sta giocando meglio, una Casale che sta giocando peggio, una Verona che è più forte, è una Casale che è un pochettino più debole, lo avevamo detto, però alla fine, signori, c'è un possesso piccolo a distanziare le due compagini, Amato va per Michel Polletti, grande azione, poi arriva a difendere come può Nazareno italiano, gli strappa la palla, probabilmente c'era un'infrazione di passi, è stato fischiato invece un fallo in fase offensiva. Io sono d'accordo con la dinamica di coach Ferrari, che sostiene che il giocatore abbia saltellato con la palla in mano e ricaduto sul parquet. A mio parere erano passi evidenti da parte di Udom, invece fallo difensivo e due tiri liberi per il giocatore originario di Torino. Non ha saputo ottimizzare questo ottimo scambio fatto con Michel Poletti, gli ha dato un cioccolatino di fatto sponsorizzato dal main sponsor della Junior, a mio modesto parere la palla gli è rimasta lunga in fase di aggancio, il primo è sbagliato da parte di Mattia Udom, 4-1-4-3. Discrepanza, Jack, di fatto di 6 secondi, sì, dai due cronometri. Canestro realizzato per Mattia Udom, il secondo tiro libero va dentro, mancano 22 secondi sull'azione, punto discrepanza di 6 secondi, come diceva Nicolò Foto, la palla nelle mani di Valentini, Nazareno italiano per Luca Cesana contro Michel Poletti. Prova a indietreggiare, la palla sotto le gambe per il giocatore d'erba, gioca con il cronometro, 10-9, lo batte sul palleggio, scarica poi fuori per Pinkins, ancora per Cesana con un ottimo movimento, la tripla lunga, rimbalzo conquistato da Pinkins che si guadagna anche un fallo in fase offensiva, andrà in lunetta con due tiri liberi per cercare di accorciare ancora il distacco che in questo momento è di 3 punti, 9 più 41, Tezenis Verona 44, 5 secondi e 9 sul cronometro. Questo è il marchio del leader di una squadra, perché la Junior aveva costruito male questo possesso, aveva difeso molto bene Verona, c'è da dirlo, il primo intanto va fuori e questa è la sfiga del telecronista, ma ormai ne siamo bellamente a conoscenza. Come detto, la costruzione di Verona in fase difensiva era stata perfetta, lui è riuscito a prendersi un altro pallone che praticamente ha raccattato dalla spazzatura, ne ha messo uno, ma se non altro ha dato ossigeno a Casale e soprattutto ha chiuso
i boccaporti in fase offensiva di contrattacco per la Scaligera Verona, che ora ha 5 secondi per costruire qualcosa. Lo si farà con Amato, che prova a entrare all'interno del pitturato, difende benissimo Casale Monferrato, ma soprattutto attacca malissimo Andrea Amato. In questo caso finisce così, 4-2 per la Junior, 4-4 per Verona. Si decide tutto alla fine o si andrà al prolungamento? È tutto da vedere, saranno 10 minuti fondamentali, win or go home, dicevamo dall'inizio di questa partita. La Junior per rimanere ancora in vita e sperare in una gara 5 a Verona, e Verona per chiudere la serie sul 3-1, in questo momento in vantaggio di due lunghezze, il minimo sindacale. Tenizenis Verona Scaligera. Abbiamo 1:38 di pausa, direi di andare e risparmiare il fiato per questi ultimi 10 minuti e il quarto quarto. Per la tua pubblicità su Radio Vanda, chiama 348-9398-380 oppure scrivi a contatti@radiovanda.it. Radio Vanda. Sporti Vandamente, Junior Time. Balla il Gallo Beppe, mascotte da Novi Più Casale Monferrato, sulle note di YMC, e si alza anche il pubblico juniorino, non certamente in tensione, almeno così appare. Buon per loro, c'è da dire. Buon per loro, arrivano invece per noi le statistiche, diciamo un po' di punti. L'unico che eccelle su tutti quanti nella Novi Più Casale Monferrato è Cruz Pinkins con 20 punti e nessun altro giocatore rosso-blu ha raggiunto la doppia cifra. 6 punti per Dalton Pepper con 2 triple su 3 tentativi e 0 su 3 da 2 punti. 5 punti per Bernardito Musso e Davide De Negri, 3 per Luca Cesana, 2 per Nazareno Italiano. Mi aspetto di più per le file juniorina proprio dal Tanito Musso, che ha avuto qualche bomba spesso e volentieri cercata più che trovata. Ti ha colpito il ferro, bisogna aggiustare le medie sulla linea del perimetro, Jack, per provare a vincerla. Lo avevamo detto nella gara precedente, era stato proprio quello il frangente che aveva portato i 10 punti in favore della Tenizenis Verona. Anche in questo caso la Junior maluccio in fase di tiro da 3 punti, ma resta il fatto che 4-2 sono le lunghezze messe a segno da quelli di coach Ferrari, 4-4 invece per Luca Dalmonte e i suoi. Palla nelle mani di Fabio Valentini, è cominciato il quarto quarto, 16 secondi ancora da giocare per l'azione per quanto riguarda la Junior. Dalton Pepper per Valentini, penetrazione, palla schierata contro il tabellone, non riesce Pinkins, sì, riesce invece a conquistare Pinkins il rimbalzo, la palla per Dalton Pepper che si abbraccia con Amato, una mischia furibonda sul parquet, la freccia è in direzione Tenizenis Verona e sarà appannaggio della squadra scaligera il possesso dopo questa mischia. Io direi che poteva anche starci un minimo di contatto proprio nei confronti di Dalton Pepper sulla ricezione del pallone, non è così stato l'avviso da parte degli arbitri. Ti mimo semplicemente ciò che ha fatto Poletti, ha alzato la mano sinistra accusandosi del fallo. E invece gli arbitri non hanno saputo combinarlo in maniera forse corretta. Una critica, è semplicemente un dato di fatto, ha alzato la mano, si è autoaccusato del ipotetico fallo commesso. Non lo hanno visto probabilmente i direttori di gara, o comunque hanno reputato tutto quanto buono. Primo fallo commesso da Novi Più Casale Monferrato in questo terzo quarto, lo ha commesso Nazareno Italiano. Quindi da sotto canestro si va con Jasmar Ferguson, viene a prenderla Michel Poletti, palla per lui davanti a sé a Cruz Pinkins, fuori all'indirizzo di Andrea Amato, ritorna a prendere il pallone in mano Jasmar Ferguson, si va sull'angolo dove c'è Michel Poletti, è la specialità della casa, bomba, 4-2-4-6. Bomba, piedi per terra, una sentenza, Michel Poletti, canestro però da 2 punti derubricato, causa un tocco sulla linea dei 6,75 m, punto numero comunque 46 per quanto riguarda la Tenizenis Verona, meno 4 per la Junior, palla per Dalton Pepper, dentro per Luca Cesana, dalla linea della carità. Tiro libero in movimento, risputato fuori dal ferro, tocca Cruz Pinkins a rimbalzo, ma controlla Jasmar Ferguson. Vale mano per lui, Luca Cesana davanti a sé, viene a prenderla Andrea Amato, va a scavallare il passaggio all'indirizzo di Mattia Udom, Nazareno Italiano come può con le braccia, con il fisico, sempre Udom che prova a giocare con
il giocatore avversario riesce a scagliare il tiro, fischiato fallo però alla noi più Casale Monferrato. Fallo, mi sembrava anche qui onesta la difesa d'italiano, fino alla fine è rimasto fermo, ha alzato semplicemente le braccia. Fallo invece da parte degli arbitri, chiede ancora spiegazioni Nazareno italiano, non c'è assolutamente possibilità di dialogo con la terna arbitrale. Fallo e tiri liberi per il giocatore originario di Torino. Ed è il quarto per Nazareno italiano, non va dentro neanche il primo tentativo anche in questo caso per Mattia Udom. Situazione falli complicata per la Junior, 3 per Valentini, 4 per italiano, gli altri giù di lì quasi tutti a due punti tranne Dalton Pepper, Davide De Negri, Battistini che non ha ancora bagnato il campo e appunto i giovani juniorini che fin qui non hanno messo piede sul parquet. Il secondo va dentro, si rimane a più 5 per Verona, palla in mano per Fabio Valentini, chiama il movimento offensivo Kruspinkis su Nazareno italiano, sta per tornare in campo Nicolò Martinoni, fischiato fallo, il primo di questo quarto a Josmar Ferguson. Fallo per il giocatore da Louisville Kentucky, primo fallo di squadra come diceva giustamente Nicolò per la Tezenis Verona. 8 minuti e 26 secondi, cambio in questo momento sul parquet, esce Nazareno italiano gravato di 4 falli, fa il suo ingresso in campo il capitano Nicolò Martinoni, per lui soltanto un punto però l'ha realizzato dalla linea della carità, ancora non ha ingranato il giocatore ormai storico della nostra 9 più. Dalton Pepper, palla in mano per lui, si va da Kruspinkis sulla sinistra, c'è Luca Cesana, provano a far circolare i palloni quelli della Junior, si va in punta verso Dalton Pepper che mette una bomba, che di fatto è una bomba vera e propria, una sassata all'interno del cestello difeso dai veronesi, ha commesso fallo anche Luca Cesana in questo caso, il terzo di squadra per la Junior e il terzo personale per il ragazzo nativo di Erba, ma era importante spezzare il ritmo, gran bomba da parte di Dalton Pepper che era in punta ma non di molto. Ne ha messe lì una ogni tanto giusto nei momenti decisivi della partita, 3 bombe di Dalton Pepper, 9 punti, 45 punti invece di tutta la 9 più Junior Casale Monferrato, 47 per la Tezeni, spalla per Udom che scarica fuori per Amato, prova la conclusione da 3 punti il giocatore di Verona, il capitano ne segna altri 3, punto numero 50 per Verona. Via il cappello perché Cesana gli aveva messo la mano in faccia, questa è una magata da parte del 9 milanese, commette fallo in fase difensiva, il Risicangi lo ha commesso su Dalton Pepper, credo sia il terzo per Verona. Sì, cerchiamo di capire se è anche il terzo per i Cangi, secondo me è il terzo per Verona, sul tabellone leggiamo 2 e credo che a questo punto sia proprio 2, siamo noi che abbiamo equivocato. Nicolò Martinoni va a prendere il pallone, Davide De Negri ci si aspetta qualcosa di più anche da lui, fuori per Kruspinkis, palla in mano, probabilmente ha subito fallo, riesce comunque ad infilare il pallone là dentro e si prende anche il fallo, potenziale gioco da 3 per Kruspinkis che sta prendendo per mano tutti e 4 i compagni e li sta portando là dove significa provare a ostacolare il cammino di Verona. Se li porta veramente in giro tutti e 11 gli altri suoi compagni Kruspinkis, grande prestazione per lui ancora una volta, deciso verso il canestro, appoggia al vetro nonostante il contatto, canestro e gioco potenziale da 3 punti. Il quarto fallo per i Cangi, la palla va dentro, si rimane a meno 2 per la 9 più Casale Monferrato, 4-8-5-0 Jack. 7 minuti e 33 da giocare, 2 punti di distacco fra le due compagini, la palla nelle mani di Jasmar Ferguson per Mattia Udom, Severini contro Dalton Pepper, ancora la palla circola bene per Verona, ancora nelle mani di Jasmar Ferguson, il playmaker da Louisville, conclude lui stesso dalla lunga distanza, anzi no era da 2, corta perché era buona la difesa di De Negri, rimbalzo di Martinoni, palla a Pepper. E ora la psiche dice Casale Monferrato, Dalton Pepper prova a scappare all'interno del pitturato, commette sfondamento, o almeno così dicono i direttori arbitrali, deve stare attento coach Mattia Ferrari anche se non ce l'ha con la direzione arbitrale bensì con Dalton Pepper e mi piace questo insomma questa prerogativa di Mattia Ferrari che a prescindere da quella che è la scelta arbitrale dice quella palla andava scaricata perché due ne hai davanti e uno solo sei tu. È giusto, abbozza infatti Dalton Pepper, si accusa dell'errore tecnico di questa azione, fallo per lui in attacco ed è il secondo
per quanto riguarda Dalton Pepper, 3 invece sono quelli di squadra per la Junior 9+, quando mancano 7 secondi, 7 minuti e 0,5, 4 pardon per la Junior 9+, mi corregge giustamente Nicolo Foto. Palla nelle mani di Vujacic, 14 secondi per l'azione di Verona, 6,55 sul cronometro del quarto quarto. Severini contro Dalton Pepper, ancora per Amato, 6 secondi per l'azione, 5, 4, prova la penetrazione, il giocatore capitano di Verona butta in aria una preghiera ascoltata dagli dei del basket, canestro, punto numero 52. 4-8, 5-2, ancora Casale Monferrato che prova ad attaccare, Martinoni, palla in mano per lui, viene a prendere il pallone Davide De Negri, che ora può ergersi in cielo davanti a sé a Michel Poletti, si va da Cruz Pinkis, decisamente il giocatore più on fire di Casale Monferrato. Sasha Vuia ci strappa il pallone dalle mani di Nicolò Martinoni e dà ossigeno importantissimo alla Tezenis. Martinoni l'ho visto un po' sottotono sia in gara 3 che anche in gara 4, non è, si vede che fisicamente non è a posto, non riesce a concentrarsi forse in fase difensiva. Da quest'altra parte Poletti, canestro di tenacia nonostante il fallo di Luca Cesana. Quarto fallo per Luca Cesana, 4-8, 5-4, chiamiamo il time out noi, lo chiamano anche le squadre. La concessionaria Grignolio ti aspetta a Vercelli in tangenziale sud 66 e a Casale Monferrato in corso Valentino 125. Euroedil, a Casale Monferrato in strada Valenza 7S, aperti anche domenica pomeriggio. Euroedil, la vostra casa, la nostra passione. Ma sta vincendo Verona e anche con pieno merito si è acceso Andrea Amato e sta facendo la differenza. Sì, sicuramente si è acceso il capitano di Verona con due conclusioni, una tripla e questa in penetrazione, nonostante il fallo di Luca Cesana ha servito benissimo Michel Poletti che come al solito con la sua grinta ha realizzato il punto numero 54, anche andando un po' ad accendere gli animi di questo Palaferraris che in questo momento è un po' ammutolito vista la situazione del quarto quarto della 9+. Casale Monferrato ferma quota 48 contro il 54 della Tezenis. Vado a memoria, massimo vantaggio per Verona, 6 esatto. Punti a distanziare la Junior dalla scaligera. Ora una Junior che a testa bassa deve provare comunque a gettare il cuore oltre l'ostacolo. Certo è che la situazione falli non agevola la questione per i ragazzi allenati da coach Mattia Ferrari. Ora si va in lunetta proprio con Michel Poletti che ha la chance per portare a più 7 a 6 minuti e 0,9 dalla fine. Vediamo il giocatore numero 4 della Tezenis Verona, originario da Milano, accingersi a concludere dalla linea della carità il tiro libero supplementare. Quando mancano 6,09 sul cronometro del quarto quarto, realizzato e punto numero 55 più 7 per la Tezenis Verona. Davide De Negri, palla in mano per lui, si va subito da Capitan Martinoni, davanti a sé c'è Andrea Amato, si torna da Davide De Negri, fuori all'indirizzo di Martinoni, di nuovo per il numero 11 di Casale Monferrato che mette la schiena all'indietro, prova a scoccare il tiro alla palla dopo aver colpito il primo ferro, va nelle mani di Mattia Udon che scarica immediatamente per Andrea Amato. Bellissimo rimbalzo da parte di Mattia Udon, è saltato ben oltre il ferro per conquistare questo rimbalzo difensivo. La palla in questo momento è per Vujacic, corre il cronometro 5.36 per giocare il quarto quarto, lob all'interno del pitturato per Mattia Udo, ma ancora scarica fuori, bellissimo il taglio per Poletti, palla rimbalzata all'interno del pitturato, realizzazione non provata da Poletti, rimbalzo di Udom, ma la palla schizza fuori e tocca la linea laterale, palla conquistata dalla Junior 9+ Casale Monferrato, aizza i suoi giocatori Mattia Ferrari. Torna in campo il Tanito Musso, fuori presumo Dalton Pepper, ed è di nuovo la scelta che di fatto ha premiato sul parquet del Palolimpia di Verona, se la gioca con i piccoletti coach Mattia Ferrari. Davide De Negri, Cesana gli ha servito il pallone, Cesana in campo con 4 falli, Davide De Negri si va da capitano Nicolò Martinoni, prova a scaricare verso Luca Cesana, Michel Poletti davanti a sé, spingono fuori dal pitturato i giocatori di Casale Monferrato, quelli di Verona sotto l'indirizzo di Cruz Pinkis, la palla arriva nelle mani del 15 di Casale Monferrato, si accusa del fallo Michel Poletti, lo ha commesso proprio sul barbudo di Casale. Ed è un buon fallo direi quello di Poletti, ancora non era in bonus Verona, il terzo
per il giocatore numero 4 della Scaligera. 14 secondi, resettato il cronometro per la Novi Più Casale Monferrato, 48-55. La palla rimessa in campo da De Negri per Pinkins, riceve ancora il giocatore da Tortona Serravalle Scrive, nell'angolo per Luca Cesana, prova la penetrazione all'interno dell'area, c'è un contatto, gli arbitri non avvisano nessuna irregolarità da parte difensiva, rimbalzo conquistato, anzi palla sparacchiata fuori direttamente nelle mani di Vujacic, palla per Amato. Sempre più 7 per Latte Zenis, Amato davanti a sé a Martinoni, ex compagno di squadra, uno contro l'altro, prova l'affondo, Amato gli sporca il pallone Cruz Pinkins con una grande giocata difensiva, il possesso sarà per la Junior. Bella la stoppata del giocatore da Marianna Florida, la palla sarà per la Junior, no, la palla sarà per Verona, il tocco ultimo del giocatore americano della Novi Più, 5 secondi sul cronometro ancora da giocare nell'azione, attenzione, concentrazione massima per l'uscita dai blocchi, specie per il tiro da 3 punti di Sasha Vujacic. Sarà Armato a rimettere il pallone in gioco, Mattia Ferrari mima il blocco su Martinoni che ha pestato la riga, presumo. Sì, Poletti ha pestato la riga direttamente sulla ricezione della rimessa laterale da parte di Amato, e palla persa e palla nelle mani di Dalton Pepper che è rientrato in campo in questo ultimi 4 minuti e 37 secondi. Subito per De Negri, verso Cruz Pinkins, di nuovo per Davide De Negri, ancora all'indirizzo del giocatore nativo di Marianna, svirgolato verso Eltanito Musso, ci prova con la mancina Nicolò Martinoni, era un po' il tiro della disperazione, il rimbalzo meraviglioso da parte di Cruz Pinkins che poi era doppiato in marcatura, non gli fischiano niente, dall'altra parte c'è Amato che va in contrattacco e questo può essere un possesso pesantissimo per l'economia della partita. Mattia Udom decide di andare da Sasha Vujacic, fuori all'indirizzo ancora una volta da parte del 6 nativo di Milano, poi verso Udom, 9 secondi per concludere, fuori l'indirizzo di Amato, alto lo spazio per andare alla bomba da 3 punti, diventa un airball, Michel Poletti ci prova in qualche modo scappando e cercando di tenere la sfera in gioco, non ci riesce però. Non ci riesce, la palla è conquistata dalla Junior Novi Più, coach Ferrari che rimbrotta Dalton Pepper. Posso interromperti? Sì, certo. Quella palla era persa, Michel Poletti ha fatto una fuga per tenerla in gioco e queste sono a mio avviso alcune delle situazioni che spostano l'ago della bilancia. Certamente era la zona di campo tra l'altro più complicata, non perché i tifosi della Junior siano i più facinorosi che ci si possa ricordare, ma perché comunque avevi davanti un bel muretto rosso e soprattutto una transenna di metallo. Lui non ci ha capito niente, ha deciso di andarsi a prendere quel pallone, non ce l'ha fatta, ma bravo comunque. Bravo comunque, non bravo invece dall'altra parte Bernardito Musso che giustamente prova la tripla sputata fuori dal ferro, 8 secondi, va direttamente al tabellone De Negri, non riesce a realizzare neanche da sotto canestro, sfortunato il giocatore da Tortona Serravalle Scrivia, rimbalzo nelle salde mani di Sasha Vujacic. Gli si va a frapporre capitan Nicolò Martinoni, un solo fallo per lui ma ne ha commessi già 4, la Novi Più Casale Monferrato deve cercare di non spendere l'ultimo che la distanza dà al bonus, Sasha Vujacic decide di attaccare il ferro, poi mette la schiena all'indietro con tanta esperienza, tanta sapienza, tanto talento, ne mette altri 2, 4, 8, 5, 7, sono 9 le distanze da una parte all'altra, Dalton Pepper prova a mettersi proprio, la palla colpisce il ferro lungo e va nelle mani dei veronesi a 3 minuti e 0,5, secondo me la partita è andata per Verona. Potrebbe essere così, fallo anche di De Negri e bonus per quanto riguarda la Novi Più, quindi sì, Dan Peterson direbbe quasi mamma butta la pasta e anche la serie direi, perché Verona conquistando questa vittoria, c'è il time out intanto chiamato da coach Ferrari, andrebbe direttamente al turno successivo. Non me ne vogliono gli amici di Verona, ma l'acqua sta bollendo e il sale è già dentro. Per quanto mi riguarda andiamo al time out anche noi. Pizzò a Casale Monferrato in Corso Giovani Italia 71A, via Roma 177 e piazza Cesare Battisti 11. Pizzò ed è subito pizza! 4-8-5-7, la sta vincendo Verona in questo momento, 9 lunghezze a distanziare Casale Monferrato dalla Scaligera, 3 minuti tondi da giocare, hanno chiamato il time, lo ha speso ed è il terzo, coach Mattia Ferrari ancora a quota 0. La Tezenis Verona ancora appunto a quota 0, time out chiamati coach Luca Dalmonte e ne ha ben donde visto che è in vantaggio di 9 lunghezze in questo momento, 57 per la Tezenis, 48 per la Novi Più Casale Monferrato, il sogno che coltivavano i tifosi della Junior qui al Palaferrari sei invece quello che stanno realizzando i tifosi di Verona venuti qua in massa in 200, stanno applaudendo con le bandiere giallo-blu
ed è giusto così. Applaudono invece anche i tifosi della Novi Più qui al Palaferraris, perché è giustamente così applaudire questi ragazzi che hanno fatto una stagione difficile, con un cambio in corsa di un giocatore americano, prima Tinsley, poi Pepper. Ora stanno finendo questi ultimi tre minuti in gloria, perché i tifosi comunque li applaudono. Tiro libero di Amato, realizzato, punto numero 58. La Junior deve dimostrare di essere comunque in partita, perché tre minuti sono tanti, è vero, certo, la partita a me pare compromessa, lo diciamo, non ce ne vogliono gli amici di Verona. Ne mette due su due Andrea Amato, a suggellare ancora una volta la tesi che porta a più 11 la squadra allenata da Luca Dal Monte. Cruz Pinkies non ha decisamente voglia di mollare, con lui capitan futuro sicuramente Davide De Negri, palle in mano per lui, la scambia con Martinoni, si torna da De Negri, poi è Tanito Musso, vediamo se riesce a scaricare l'indirizzo di Pinkies, che secondo me tarda un pochettino nel movimento. Ancora Cruz Pinkies, c'è un fallo all'interno del pitturato, ha scoccato la bomba Cruz Pinkies, ma il gioco era decisamente fermo. Che difesa però quella di Verona, sono dappertutto i giocatori di Coach Dal Monte. Adesso fallo, forse per troppa foga difensiva da parte di Giovanni Severini, è il fallo suo numero 4, ma giustamente Coach Dal Monte applaude, perché la difesa di Verona è al 100% in questa fase della partita. In lunetta c'è Capitan Martinoni che sbaglia il primo. Non è lui al 100%, eh? Assolutamente no. Ed è sicuramente la gara in cui è più in difficoltà delle tre, e nemmeno quello in cui era più sollecitato, lo avevamo visto immediatamente, non è partito in quintetto. Esattamente così, è partito Riccardo Cattapan, che poi praticamente non si è più visto nell'arco della partita, forse per i due falli gravati nella prima parte di questa partita, di questa gara 4. La palla è nelle mani di Vujacic, 11 secondi sul cronometro piccolo, scarica per Udom, conclusione alla lunga distanza, ferro lungo e rimbalzo conquistato da Martinoni, 2 minuti e 22, ancora la palla per Dalton Pepper. Meno 10 per la Junior, Dalton Pepper per Martinoni, poteva anche pensare alla bomba, infatti si rammarica sia il giocatore che il pubblico del Palaferraris. 2 minuti e 11, 10 per concludere l'azione, si va da Davide De Negri, la palla vola in cielo, è buono il rimbalzo recuperato da Nicolò Martinoni che si prende il fallo, e questi sono due punti che se la Junior vuole provare ad allungare la serie deve mettere dentro. Quinto fallo per Severini intanto. Quinto fallo per Severini, finisce qua la sua partita e arriva il momento dell'ingresso in campo da parte di Iris Icangi, mandato in campo da Coach Dal Monte. Tiri liberi per la Junior, non vi più Casale Monferrato, Nicolò Martinoni dalla linea della carità, sbaglia il primo, testimonianza di questa partita un po' scarica da parte del capitano, l'ho visto già un po' dalla sua espressione non troppo convinto dei suoi mezzi in questa partita, veniva da un infortunio molto grave, non ci stava in questa fase di partita. Realizza invece il secondo tiro libero, appunto numero 50 e 59 invece per la Tezenis, 2.05 sul cronometro del quarto quarto. 125 secondi da qui alla fine, fuori dal Tom Pepper, dentro Fabio Valentini per pressare, per mantenere alto il ritmo della VPU Casale Monferrato. Jasmar Ferguson, palla in mano per lui, tallonato proprio da Davide De Negri, decide di ragionare e di allentare un pochettino il fiato proprio il giocatore nativo di Louisville. Sempre De Negri davanti a sé, sempre Jasmar Ferguson, palla in mano, 8 secondi per concludere l'azione, si rimane dall'indirizzo dell'ex biellese che ora scarica all'indirizzo di Sasha Vujacic, sempre lui, è buona la finta sul Tanito Musso, è riuscito a scoccare comunque il tiro, la palla è sputata fuori dal ferro interno e va nelle mani dei giocatori juniorini in questo momento. Dopo che è terminata oltre la riga, si accorge coach Mattia Ferrari delle condizioni deficitarie da parte di Nicolò Martinoni, si torna in campo con i piccoletti, un solo lungo, vale a dire Cruz Binkis, Fabio Valentini, 18 secondi per concludere qualcosa, ancora Dalton Pepper, prova a far ammattire Sasha Vujacic, c'è un gran punto, quello di Dalton Pepper, 5-2, 5-9. 1 minuto e 25, non si dà per vinta la Junior, che difende in questo momento a tutto campo, recupera il pallone con Pinkies, va a realizzare il punto numero 54, meno 5, mancano 1.18, immediatamente chiama il time out Coach Dal Monte, c'è ancora vita per la Junior. C'è ancora vita per la Junior, abbiamo ancora un time anche noi, lo spendiamo subito perché saranno 1 minuto 18 secondi di pura fuoco agonistico. La Bottega dell'Usato, via Adam 96, Casale Monferrato, 0142 56 19 15, da lunedì a sabato dalle 9 alle 19, orario continuato. Riso Vignola, dal 1880, la passione per l'eccellenza.
Con le unghie e con i denti l'avevamo battezzata verso Verona questa partita, ma la Junior è tornata a meno 5. Sono comunque tanti, soprattutto in virtù dell'esperienza dei giocatori in dote a coach Luca Dal Monte. Sicuramente ancora una volta una bella partita, e chi ha pagato il biglietto è stato sicuramente soddisfatto, sarà sicuramente soddisfatto a prescindere dalla fede. Certo, se i bastoni tra le ruote la Junior riuscisse a questo punto a metterli a Verona, i 200 non la prenderebbero benissimo, ma soprattutto perché la partita a più 11 sembrava vinta e ora lo sembra un filino meno. Lo sembra un filino meno, sono sempre comunque due possessi di distanza fra le due squadre, 1:18 di ritardo. Nicolò, dimmi ancora le ultime tue impressioni. Scusa, Jack, io ci tengo ancora una volta a sottolinearlo, l'abbiamo detto, siamo lo streaming ufficiale della Lega Nazionale di Pallacanestro, siamo la radio ufficiale della Junior Casale Monferrato. Quando diciamo che Verona stava vincendo la partita non vogliamo fare gli uccelli del malaugurio, ma perché la partita andava proprio in quella direzione. 1:10, Amato palla in mano per Sasha Vujacic, 5-4, 5-9, c'è il giocatore nativo di Bari, palla in mano, si va da Michel Poletti, fuori per Amato, lo scarico poteva andare nella direzione di Vujacic, ma c'è l'erroraccio da parte di Amato ed è antisportivo. Due situazioni di lunetta per la Junior e poi un possesso supplementare, capita di tutto alla Pallaferraris. 5-9.7, incredibile questo partita. Sport cosa può regalare in queste gare importanti di playoff. Ancora due possessi per la Junior, potrebbe addirittura ribaltarsi tutto quanto. Il primo tiro libero è sbagliato però per il giocatore della Junior, per il Caimano da Serravalle Scrivia. Vediamo il secondo. Era Davide De Negri che ha commesso il primo errore, quella palla pesa come un macigno, anche il secondo va fuori. Anche il secondo va fuori, la palla però rimane sempre nelle mani della Junior, non vi più Casale Monferrato ancora con il possesso offensivo. E l'importanza è mantenerlo questo possesso, più ancora forse che mettere dentro quei due punti che sarebbero stato fiato sul collo per i giocatori allenati da coach Dal Monte. Dalton Pepper, Mattia Udom su di lui, sempre Dalton Pepper, ci deve provare, ora viene a prenderselo in carico Mattia Michel Poletti, perde la maniglia Cruz Binkies, il passaggio era deficitario da parte di Dalton Pepper, ha difeso molto bene ancora una volta Verona. Quando ti trovi davanti Michel Poletti è anche facile che ti si annebbino i pensieri. Sicuramente è così, la palla è schizzata proprio nelle mani di Pinkins che non è riuscita a controllare la maniglia, non fa fallo nel breve, la squadra di coach Ferrari lascia scorrere il cronometro, 5 punti di ritardo sempre per la Junior e 5 invece di vantaggio per la Tezenis, per la Tezenis Scaligera Verona, la palla nelle mani dell'ex Biella Jasmar Ferguson. 6-5-4 i secondi da giocare sull'azione, buona la difesa di Musso, trova un varco Ferguson, prova a lanciare una preghiera non ascoltata dagli dei del basket. 25 secondi, la palla è sempre nelle mani di De Negri. Cruz Binkies, sempre De Negri allo spazio per provare la bomba, la palla colpisce il ferro corto, prova ad andare a rimbalzo Dalton Pepper, ha fatto sicuramente un fallo evidente su Mattia Udom, non sanzionato dagli arbitri, viene successivamente fischiato però sul capovolgimento di fronte. 5-4 per la Junior, 5-9 per Verona, si alzano gli applausi da parte del Pallaferrari per quelli in rosso, da parte dello spicchio veronese per i ragazzi della Tezenis. Va in lunetta Sasha Vujacic, questa volta sì, Verona l'ha vinta. Questa volta, guarda, non diciamo più niente, anche questa volta sono 5 ora i punti di vantaggio, potrebbero diventare 7 con i tiri liberi di Vujacic, il primo va a bersaglio, 6 sono in questo momento i punti di ritardo, 2 i possessi pieni della Tezenis Scaligera Verona per il vantaggio in questa serie. 15 secondi e 9 decimi di ritardo sul cronometro, realizza anche il secondo libero, la palla è subito nelle mani di Musso, ancora consegnata da Pinkins, bomba della disperazione dalla distanza corta, rimbalzo sempre per il giocatore americano, sotto per Pepper, esita il primo, la prima conclusione, realizza la seconda. 56-61, 5 secondi e 7 decimi, non fanno fallo, 3-2-1, finisce qui. Passo Verona, 5-6 per Casale Monferrato, 6-1 per la Tezenis. Applausi e scena aperta per gli uomini allenati da coach Mattia Ferrari e anche per quelli diretti da Luca Dal Monte che hanno fatto una partita ottima, ottima come la stagione della 9 più Casale Monferrato che finisce in questo momento. Noi ringraziamo coloro che sono stati collegati sullo streaming ufficiale della Lega Nazionale di Pallacanestro e coloro che potranno rimanere ancora in onda su radiovanda.it con quelle che sono le voci di Nicolò Foto
E Jack Barberis? Per raccontarvi questo finale di gara, alla fine ha vinto il più forte, Jack. Alla fine ha vinto il più forte, la squadra più lunga, la squadra con qualità. D'altronde quarto posto nel girone a est, testa di serie numero 4, incontrava la testa di serie numero 7, che era la Junior 9 più Casale Monferrato. Con la vittoria in gara 2 a Verona avevano lasciato una più che una speranza ai tifosi juniorini per il ribaltamento del fattore campo nella serie. Così non è stato, due vittorie nette per Verona, ancora a testimoniare quanta qualità c'è nel roster di coach Luca Dalmonte. Ci fermiamo per un attimo di sosta, poi torniamo qui per l'analisi di questo finale di stagione rossoblù. Euroedil, dal 1983 la vostra casa è la nostra passione. All'interno delle nostre esposizioni troverete una vastissima scelta di piastrelle per pavimenti e rivestimenti, parquet, sanitari, rubinetterie, arredo bagno, porte, serramenti, scale, stufe, camini e molto altro ancora, a prezzi veramente competitivi. Venite a trovarci a Casale Monferrato in strada Valenza 7S, aperti anche domenica pomeriggio. Euroedil. La vostra casa, la nostra passione. Una pizza calda, croccante e buona come appena sfornata direttamente sulla tua tavola? Pizzo a Casale Monferrato propone una vasta gamma di pizze sfiziose anche con farina di Camut ed integrale. Inoltre kebab, spidi pollo, arancini, farinata e tante altre specialità. Consegna gratuita per importi superiori a 7 euro. Pizzo, professionalità, cortesia, simpatia al tuo servizio. Pizzo a Casale in corso Giovanni Italia 71 0142 74 435. Via Roma 177 0142 45 65 75. Piazza Cesare Battisti 11 0142 75 927. Pizzo ed è subito pizza! Nuovi incentivi per chi vuole cambiare auto. Ci sarà un bonus, un malus, rottamazione, permuta, gas, termosifone, 730, cose incomprensibili, ma colleghiamoci con mia nonna. Ma è tutto chiaro, Fabio. Con Fiat e Lancia l'eco bonus c'è da subito, per tutti e su tutte le auto. Con finanziamento tutto chiaro di Fiat e Lancia hai subito anticipo zero, prima rata nel 2020 e fino a 6.000 euro di eco bonus. Garantito. TAM 6,45, TAIG 8,68. Offerta FC Bank soggetta ad approvazione, fino al 28 febbraio sulla pronta consegna. La concessionaria Grignolio ti aspetta a Vercelli in tangenziale sud 66 e a Casale Monferrato in corso Valentino 125. La bottega dell'usato di Casale Monferrato è molto più di un mercatino. Vasto assortimento di mobili, oggettistica, complementi d'arredo, antiquariato, collezionismo e molte novità a prezzi d'occasione. Inoltre si eseguono piccoli traslochi, lavori di restauro e manutenzione, decori sciapi. La bottega dell'usato, via Adam 96, Casale Monferrato, 0142 56 19 15. Da lunedì a sabato dalle 9 alle 19, orario continuato. Porta i tuoi oggetti da noi. La bottega dell'usato, il tuo guadagno è assicurato. Riso Vignola, dal 1880, qualità italiana nel mondo. La tradizione e la passione per il riso, unita alle più evolute tecnologie di produzione per offrire risi, cereali e legumi che fanno la differenza sul mercato. Ma soprattutto sulla tavola di milioni di consumatori in tutto il mondo. Scopri i nostri prodotti anche in linea biologica. Cereali, legumi, farine di riso, olio di riso, biscotti. Visita il nostro spaccio aziendale a Balzola. Riso Vignola, dal 1880, la passione per l'eccellenza. Per la tua pubblicità su Radio Vanda, chiama 348-9398-380 oppure scrivi a contatti@radiovanda.it. Radio Vanda. In un bellissimo pubblico del Pallaferrari, ed in un grande ambiente, la Junior perde in casa 5-6-6-1, saluta questo playoff al primo turno lasciando spazio ad una Verona che ha meritato in maniera evidente, soprattutto nelle gare in trasferta, dimostrando di essere squadra da trasferta per mille motivi e squadra lunga e di grande esperienza. Alla fine avevano lasciato la chance ai ragazzi di Casale Monferrato di provare se non altro a riavvicinarci, sì. Non sono riusciti quelli allenati da coach Mattia Ferrari. Lascio la parola a Marco Scagliotti che ci ha raggiunto qua in cabina di commento. Parola è difficile. Grande applauso ai ragazzi di Casale, però si vedeva che anche, come avete detto giustamente voi, la chance ce l'hanno addirittura avuta. Non si aveva la sensazione, ritornando dal tunnel degli spogli, che ce la potessero avere. Ci ha provato Casale, ogni volta che è arrivata a contatto di un tiro Verona è stata brava e, consentitemi di dire, anche in qualche caso fortunata, ma la fortuna preme gli audaci.
di ricacciarla sempre indietro di quei 4-5 punti col tiro di Amato, mi ricordo, il tiro di Poletti, l'altro tiro di Amato in penetrazione cadendo indietro, appoggio alla tabella ed entra. Brava Verona, cioè ha difeso in maniera impeccabile in queste, diciamo, 3 partite e mezzo, se vogliamo essere onesti. Più fisico, più intensità, più rotazione, più lunghezza, più esperienza. Più, secondo me, merita Verona. Casale però, diciamo che non ha demeritato, ha carenza di qualcosa, ma è una squadra al primo anno di costruzione, quindi qualche elemento dovrà essere tenuto, soprattutto il mio deve essere tenuto proprio per dare un'altra chance, non vuole essere tenuto. E la conferma di De Negri e Valentini stasera non hanno portato il bottino solito in termini di punti, però io dico che queste partite De Negri e Valentini le useranno come esperienza per poter crescere in maniera esponenziale nei prossimi anni. Quanto pesa la palla a spicchi, Marco, in quei momenti lì? De Negri avrebbe addirittura, tu dicevi, avuto la possibilità, realizzando i due tiri liberi, di andare a 56-59 e poi tiro, realizzare il pareggio. Ipotizzavo un tiro di Musso che poteva portare a 59 pari. Il basket è bello perché l'abbiamo visto quante partite su meno 3 minuti a meno 10, ho detto ma sai com'è, che magari capita come in gara 1 a Verona, c'era effettivamente l'opportunità, però Casale secondo me aveva finito la nafta, non la benzina. Sì, sono d'accordo con te, e quindi il motore era un po' grippato. 24 minuti e 51 in campo per Cruz Pinkins. Erano già lì, adesso addirittura di più ancora, 34 e 51. Beh, minuti far diverso con Ferrari. 25 punti, 10 su 17 al tiro, 58,82 di percentuali, 12 rimbalzi totali. Cruz Pinkins, tu dicevi tenere uno e tenere Cruz Pinkins, no, ragazzi. Ma nell'intervallo fuori mi dicevano ma loro non riescono a tenere Pinkins, ho detto sì, ok, ma ha già fatto 18 minuti, cosa deve ancora fare sto cristone? Puoi cavalcarlo finché vuoi, ma alla fine le energie poi vanno a cadere e loro vanno non a raddoppiare ma a triplicare su Pinkins. Era quello che aveva più energie stasera. Casale purtroppo, bisogna anche dire, la nafta che è finita, anche perché purtroppo la nafta non aveva più nel motore Pepper. Martinoni ha avuto un infortunio importante nel momento delicato della stagione e quindi si è arrivato a questi playoff in cui potevi giocartela. Io continuo a dire, ho visto 4 partite, Casale Verona te la sei giocata in tutte e quattro. Però Verona, da appassionato del basket, dovessi dirti, merita nettamente. Sì, comunque, anche se Casale avesse vinto non avrebbe rubato. Se devo dirti cos'è cambiato, qual è la diversità tra le due formazioni, direi proprio la gestione dei minuti importanti e la possibilità di schierare giocatori che sanno esattamente cosa fare in quei minuti importanti. Abbiamo visto Michel Poletti, giocatore di garra se ce n'è uno proprio in questi playoff, 15 punti in 32 minuti. Oh, ma io vi faccio una domanda: dove, a che latitudine Jasmar Ferguson in Italia in A2 gioca 19 minuti e basta? Probabilmente soltanto a Verona, perché ha la possibilità di dare il cambio a un grandissimo Andrea Amato, anche lui 30 minuti in campo oggi. Solo Jasmar Ferguson fa 27 minuti in questa partita. A Casale Monferrato, a canotte invertite, Jasmar Ferguson a gara 4 fa 27 minuti. Sì. Non ne fa di meno, forse ne fa di più, a mio modesto parere. Perché è un giocatore trascinante. Lì hai la possibilità di invertirlo con Amato, che è un giocatore che sta dimostrando di valere la categoria superiore, nella speranza che il fisico, sotto l'aspetto della statura, possa dargli la chance di diventare un giocatore di quella categoria. Viceversa, sarà uno che farà i soldi veri, importanti, nelle squadre di A2 che vogliono vincere il campionato. Sei d'accordo, Marco? Sono d'accordissimo con te, hai fatto un'osservazione. Ogni tanto dicevo, ma Ferguson non lo mette perché ha paura di perdere. No, perché quasi non gli serve. C'è stato un momento, parlavamo di fisico, della partita in cui Verona schierava da numero 2 Giovanni Severini, che ha tenuto per 3 gare Dalton Pepper a uomo, marcatura a uomo. In più aveva i Kanji come numero 3, Candussi e Michel Poletti. I piccoletti, detto, dicevamo i piccoletti, noi. I piccoletti. A un certo punto abbiamo visto i muscoli in campo di Verona. Verona, difesa aggressiva, difesa alta, un po' come la difesa che ha fatto, se mi permettete, qua vicino a noi, due artefici degli ultimi 4 anni di Casale Monferrato, Martelli e Ramondino.
Ramondini è venuto a mettere in difficoltà Casale quest'anno. Tutte le formazioni che hanno messo in difficoltà Casale, io parlo delle partite qua sul Palaferraris perché in trasferta ci sta di perdere, una pressione molto alta sugli esterni e soprattutto molto fisica, e con la carenza di energia a fine stagione secondo me questa cosa può venire fuori ancora di più, ed è venuta fuori stasera. È proprio venuta anche fuori. Il punteggio e le percentuali al tiro delle ultime 48 ore lo dimostrano. L'abbiamo detto anche noi in trasmissione, sembra una partita fatta da coach Ramondino oppure di quelle giocate nel campionato francese dal Villeurbanne negli anni 80 contro il Limoges. È proprio così, 56-61, è più un punteggio da NCAA che non da pallacanestro degli adulti, però ci sta. In realtà secondo me è un punteggio da due squadre che giocano bene, è un win or go home. Alla fine sia Casale che Verona hanno giocato entrambe un'ottima partita, lo abbiamo detto, la gestione dei possessi importanti ma anche la gestione dei giocatori importanti e la possibilità di avere dei giocatori che nel momento in cui, ragazzi scusate, faccio un piccolo inciso, in quale squadra che si gioca i playoff il pallone decisivo sull'antisportivo viene dato in mano ad un ragazzo di 21 anni? Per cui io credo che ci siamo già detti tutto qui senza voler mancare di presunzione. L'anno scorso la palla andava in mano a Brad Lizard, quest'anno va in mano a Davide De Negri. Che cosa significa? Significa che quest'anno si è innestato un processo evolutivo, o quantomeno che vuole essere evolutivo, di una società che ha in previsione quello di far crescere un gruppo giovane che quest'anno è stato mutato in grandissima parte, un gruppo giovane che comunque ha portato a gara 4 una squadra allenata da Dalmonte, e non sto qui a dirvi dove si è seduto, su quali panchine si è seduto Dalmonte, tra cui quella del Fenerbahce con cui si è portato da solo a casa una Coppa di Turchia da allenatore capo in quel frangente, vice della nazionale di Pianigiani. Qualcuno secondo me addirittura potrebbe dire che lo vorrebbe al posto di Pianigiani stesso, per come sta andando il percorso dell'ex allenatore di Siena. Vujacic, Poletti, Amato, Poletti, uno che prendo domani mattina se voglio vincere il campionato, e lo ha dimostrato, lo ripeto, su quella palla completamente persa che lui va a prendere quasi oltre la ringhiera andando a salutare i tifosi di Casale Monferrato, ovviamente per usare un termine eufemistico, Udom che fa la riserva, farebbe il titolare ovunque a mio avviso, anche in una squadra che vuole vincere un campionato, perché è un altro che io prenderei domani mattina, squadra vera, squadra forte, squadra importante, la butto lì. L'errore di Verona è stato non chiuderla in tre partite. Probabilmente è vero, probabilmente è così, non si aspettavano neanche loro quel blackout in gara 2 in casa. Un po' di presupponenza, sì. A questo punto, vedendone 4, quel secondo tempo l'abbiamo già vinta, siamo più 17, gara 1 l'abbiamo vinta, loro hanno provato a rimontarla ma non potevano farcela. Ma io ho visto però nell'arco di questa serie alcuni momenti che potrebbero pesare sui futuri playoff di Verona. L'ho visto in gara 1 negli ultimi minuti, erano più 8 a 1.05 dal termine, De Negri ha avuto la palla in mano per poterla portare all'overtime. Gara 2 una rimonta incredibile, gara 3 58-57, c'è stato un momento in cui la Junior era in vantaggio, sì, e anche oggi ha avuto la palla in mano De Negri per poterla ripareggiare, ci sta. Ma sai che, con altre squadre sai che sono contento che quella palla, come diceva Nicolò prima, l'anno scorso poteva andare a Blizzard, quest'anno l'ha rubata De Negri, l'antisportivo l'ha subita lui. Sono contento che abbia sbagliato, cioè che paradossale, non tanto persa era persa, se la vincevamo era meglio. Però De Negri davvero, essendo un mutante, io sono già certo che nei prossimi suoi 20 anni di carriera una palla del genere non perderà più 1-0 su 2 ai tiri liberi a un minuto dalla fine, al netto del risultato positivo o risultato negativo al termine dei 40. Io andrei in chiusura dicendo una cosa sola, quantomeno un mio pensiero, ma credo di poter raccogliere il vostro eco. Alla fine della stagione si tira una riga, quale miglior partita per tirare una riga? Io credo che dopo queste 4 gare non serva nemmeno dire parliamo della regular season, no, la stagione della Juve più Casale Monferrato è in queste 4 partite, nel bene e nel male. Nel bene, come detto, per aver tenuto testa ad una squadra che ha un due volte anello NBA in campo e in panchina a volte, da qui alla fine una squadra con un'età media bassissima, una squadra
che se l'è giocata fino alla fine, che ha avuto la chance addirittura per passare il turno. Io lo dico e lo ripeto, se Casale va in gara 5 questa partita la porta a casa. Questa serie Casale, ovviamente stiamo parlando del niente, lo diciamo probabilmente da tifosi, ma in cuor mio c'è anche un pensiero realistico: se Casale va a gara 5 questa partita la porta a casa, perché psicologicamente Verona va in difficoltà ed è una squadra che ha dimostrato di giocare meglio fuori che a casa sua. Detto questo, è una squadra Casale che è nella direzione non giusta di più, e se vuole ancora una volta essere certa di poter essere proprio incanalata nei canali buoni, io mi porgo e mi, insomma, do la mia candidatura per provare a legare Cruz Pinkies al primo palo disponibile. Gli si dà da mangiare fino a luglio, legato al palo naturalmente, affinché non gli venga la voglia di scappare, e poi da lì gli si dica: ok, adesso hanno firmato tutti ovunque, tu rimani qua, mangi e dura ancora, e dura riempirlo, ti alleni, però, e tu rimani qua, però ragazzo bello, non scappi, perché se la Junior vuole, lo dico, io lo dissi, allora scusate, non voglio monopolizzare il microfono, sapete che è una cosa che non mi piace. Intanto la Virtus Bologna ha vinto 7-3-6-1 e questo è un ottimo risultato per la pallacanestro italiana. Chissà se la pensa così anche il nostro amico Marco Martelli, che probabilmente sta guardando le notifiche esattamente che stiamo guardando noi. Sta ridacchiando, mi immagino. Bravissimo. Che sia proprio per quello. Bravissimo, lo dico e lo ripeto, io quando si uscì contro Bologna stessa 2 anni fa mi chiesero qual era il cammino ipotetico di Casale, e anche scrivendo per qualche sito internet, quando mi dicevano Casale la quinta e la sesta forza del prossimo campionato, dicevo non sono sicuro, perché mi sembra che Casale sia... Sporti Vandamente, Junior Time. Sport. Un'abbondante colazione? Kinbar a Gambolò. Una ricarica telefonica? Kinbar a Gambolò. Una giocata al Super Enalotto? Kinbar a Gambolò. La tua rivista preferita? Kinbar a Gambolò. Kinbar, professionalità, cortesia, tanti servizi. Kinbar aperto tutti i giorni dalle 5.30 alle 19. Kinbar, via Lomellina 27, Gambolò Pavia. Aperto anche domenica mattina. Mano per essere portati ai playoff, se non c'era Dalton Pepper non avremmo la controprova, ma non lo sapremo mai. Abbiamo visto la forza di Dalton Pepper, fisiologicamente hai un calo nelle 30 partite, 34, 36, 38, 40, quelle che diventano della regular season più playoff. Ricordiamoci che arrivava da Cassino dove i minuti ne giocava 39. Sì, sì, vero, vero, vero. Quindi non è il Ferguson citato prima che puoi dosare e centellinare nel corso della regular season. Probabilmente ha avuto un calo fisico importante. Soprattutto Verona è stato bravo a limitarlo, perché Severini, agente speciale a uomo, più raddoppi costanti, le due volte in questa serata in cui ha avuto mezzo metro di spazio ha messo la bomba, una dal lato sinistro, una dal frontale, con Ferrari che continuava a dirgli: visto che ti raddoppiano, butta palla a terra e vai verso il ferro. Ferrari gli ha gridato dietro nel secondo tempo un milione di volte, però anche per lui un po' di nafta secondo me era finita. Anch'io sono d'accordo che la spia rossa fosse accesa per Dalton Pepper. Ma ci sta, è fisiologico, come hai detto prima Nicolò, è un giocatore che sta per diventare e sta per raggiungere lo status di italiano, quindi sicuramente non di nazareno italiano ma di cittadino italiano, e sicuramente potremo farci un bel pensiero per il prossimo anno. Colpo di tacco intanto di Carlini in area. Sottolineo come alla fine italiano nel complesso mi sia anche piaciuto. Non lo so se rimarrà alla Novi più casa del Monferrato, però è un giocatore che alla fine mi è piaciuto, che in un gruppo che nasce in estate lui può integrarsi ancora meglio, perché è uno che o lo ami o lo odi, cioè c'è poco da dire, sotto l'aspetto psicologico, mentale e anche tecnico. Io credo bravo, tu fai il gesto dell'argent che non è sicuramente secondario, lo ripeto, poi faremo le nostre analisi, i nostri bilanci nelle settimane a venire, perché sicuramente Radio Vanda non va ancora in vacanza. Ma siamo nella giusta direzione, questa sera ne ho avuto la riprova una volta di più. Io vi saluto e lascio la parola a Marco. Ciao ragazzi. Nick, grazie a te, io faccio i complimenti e ringraziamenti a voi due ragazzi, perché le vostre cronache eccezionali. Jack è arrivato quest'anno, ma sembra, sai, di quelli che dice ma sembra in questa squadra da sempre, no? Come si dice nel mondo del calcio. Ci siamo divertiti, dispiace solo andare in vacanza già
al 5 di, quanti ne abbiamo oggi? 5 di e maggio. E 5 maggio, ottimo, bellissima giornata oggi. Bellissima giornata, 5 maggio per forse Juventini o per Manzoni, non lo so bene. E i Fusi come va bene, sì. Lasciamolo perdere, Ciro Immobile, lasciamolo perdere il calcio. Io sono contento per aver visto questa stagione della Junior, io sono contento per probabilmente vedere questo gruppo, come diceva Nick, proseguire il prossimo anno. Ci saranno degli innesti magari, però davvero se lo tieni questo gruppo e lo lasci lavorare, secondo me è già migliorato nel corso dell'anno, può solo migliorare e secondo me Casale si può togliere delle soddisfazioni, questo sicuramente sì. Sono d'accordo con te Marco Scagliotti e saluto tutti i nostri ascoltatori di Radiovanda.it che ci hanno accompagnato, sopportato e supportato in queste partite dalla prima della regular season fino a gara 4 del primo turno di playoff qui dal Pala Ferraris, dal Pala Radiovanda prima e anche dal Pala Cicin Barley King, tre location per il nostro team di Sportivandamente, speciale Junior Time, conclude qui la diretta, ma ci sarà martedì tutto il tempo per fare il recap di questa stagione, secondo me positivo, già lo diciamo adesso. Grazie anche a Giampiero Ceto che è transitato dietro le nostre spalle e è andato a casa, ci sarà anche lui. Ringraziamo martedì. Fabio Vanzelli, nostro regista. Fabio Vanzelli, Radio Vanda, sempre vicino allo sport di Casale, sempre vicino alla città di Casale, sempre presente in tutti gli eventi e da anni oramai partner ufficiale della Junior 9 più Casale Monferrato. È stato un bel cammino, siamo solo a metà, facciamo la sosta all'autogrill e poi ripartiamo. Our way. Ciao, grazie di tutto, buona serata. La web radio ti permette di raggiungere chiunque ed essere ascoltato ovunque, grazie a quel potente mezzo di trasmissione che è la rete. Radio Vanda, tutto il mondo, in un clic. Radio Vanda.